面で後はない、笑って転んで情けない、誰のせいでもないこと誰かのせいにしたくて送っているのかな。不思議なくらいに覚えてる意味もないのに、なぜか浮かいなくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができんならどうでもいいと思えた。その子からもう一度遠くへ行け、遠くへ行けと僕の中で誰かがた、どうしようもないほど熱烈にいつだって目を離した。君が二度と悲しまないように笑える、そんな色になるための歌、さらば掲げろピースサイン、転がってくストーリーを。君が弱くはないの分かってた。それ以上に僕は弱くてさ、君が大事だったんだ。一人で生きていくんだなんてさ、口をついて叫んだあの日から、変わっていく僕を笑えばいい。一人が怖い僕を蹴飛ばして噛みついて息もできなくて、騒ぐ頭と腹の奥がぐしゃぐしゃになったって、狙いも嫌いも消えてしまう前に、今は触っていたいんだ君の心に。僕たちはきっといつか遠く離れた太陽にすら手が届いて、夜明け前を手に入れて笑おう。そうやって青く燃える黄色に染まり、おぼろげな街の向こうへ手をつないで走って行けるはずだ。君と未来Ciao giovani. Che c'hai? Sei già incazzato? Che hai fatto? Ma lui c'ha il ritmo nel sangue. Lui c'ha il ritmo nel sangue, vai, spiega. No, è una vita difficile, Livio. Sai perché è una vita difficile? Perché devo parlare con te. Cioè lui arriva alla fine della giornata lavorativa stanca. Ciao, devo parlare con te. E devo parlare con te. Poi oggi mi sono arrabbiato un sacco. Perché? Perché oggi sono andato a fare la mia solita quotidiana allenamento di palestra. Mm-hmm. Dovevo fare i miei 150 kg di squat. Era tutto occupato. Dici, vabbè, aspetti. Ho dovuto aspettare un tizio che si è fatto prima due selfie. Perché uno non si vede che la luce non era giusta. Vabbè, è giusto. Poi ogni serie c'erano due minuti di attesa perché giustamente doveva parlare, doveva scrivere al cellulare. Poi si è fatto un video perché si doveva vedere con me e io credo l'abbia postato su Instagram, perché l'ha spacciato per un video di ripresa per vedere la tecnica del movimento, ma sicuro quello è andato su Instagram. Dopo questo, non contento, a un certo punto stava quasi per cominciare a fare un altro esercizio sempre sullo stesso posto, cioè capito? C'è una postazione, si chiama Rack, un castello Rack si chiama. E lui stava per cominciare a fare un altro esercizio. Nel mentre, sai, quelli sono arrivato a questa distanza e l'ho cominciato a guardare. È strano, tu non fai mai questa cosa. Perché non è che ti dico scusami, io ti guardo e tu sei lì, devi capire. Ok. Ha capito? Beh, sì, ha capito. Anche perché era tipo un Livio. Era tipo un immagino Livio che fa, che mette, immagino un Livio ti apre il culo. Cioè, guarda che io ho la danza del della mantide. Vabbè, ma che le sai te? Allora, ragazzi, sì, mettiamo pure Livio. Facciamo Livio contro Maggi versus gli potenza. Ci ho già pensato. Allora, iniziamo con i soliti link di merda di Maggi.
Allora, intro importante. Come tutti voi ben sapete, domani è un giorno molto importante. Perché... ma mi vedono, sì. Perché domani... che cazzo hai dato smanetti con quei mani piene di dita? Chissà che fai con quei mani piene di dita. Ragazzi, che fatica, è fatica. Perché domani, come voi tutti ben sapete, esce su Netflix la stagione numero 1 di Cowboy Bebop, che è un adattamento live per quanto riguarda l'anime di Cowboy Bebop. Sono 9 episodi. Quindi adesso andremo a leggere, come sappiate già subito che il cast non mi piace, qui già cominciamo subito con il dissi, nel dubbio io disso già subito Cowboy Bebop, e il personaggio, Cowboy Bebop. Lo sai chi è il protagonista? Cowboy Bebop. Il protagonista di Cowboy Bebop, tu lo sai, Livio lo sa. Chi è il regista di Cowboy Bebop? No, il protagonista. Il protagonista di Cowboy Bebop? L'hai scoperto tu. L'ho scoperto io? L'associazione. Mamma? Di? Ho perso l'aereo. No, di, Stifler. Mamma di Stifler. Ah sì, mamma di Stifler. Sì, sì, sì. Hai visto American Milf. Pie? Milf. Ah, certo, certo. Milf. Certo. Sì, sì, già l'avevamo. Quindi vedete, fare American Pie, mamma di Stifler, vi porta a fare Cowboy Bebop. A fare Spike di Cowboy Bebop. Quindi che cazzo. E che dice? Fammi vedere. Perché tu hai scelto tu. Ciao Leonardo, sì, magico, magico. Ho fatto una manca pochissimo. Serie live action, infatti oltre ai nuovi poster vengono comunicati adesso i titoli dei vari episodi. Ok, la stagione si chiama Cowboy Gospel, Venus Pop, Dogstar Swing, sarà sicuramente parlerà del cane, Callisto Soul, ok, Callisto Soul so già di che cosa parla, questa è riguarda la serie principale, quindi questo credo che sarà un importantissimo episodio che si collegherà a tutta la storia di Vicious, Dark Side Tango, che era anche quello mi sa di quando va però poi non lo so se ricalcano le stesse storie. Beh, io ho visto delle scene, sì. Io ho visto cose, sì. C'è una scena nel trailer in cui c'è lui che gli punta la pistola a terra mentre Vicious lo sta puntando con la katana, con il rosone dietro, quindi sì, molto probabilmente non so quanto fedeli saranno, però qual era la Dark Side? No, il tango mi pare che fosse quando va in quel pianeta e a cercare che c'è, come si chiama il tizio Maggi che sembra un uomo, una donna, non si no, quello è Callisto bene. Ah, quello è Callisto, Callisto. Ok, è la storia che secondo me so tutte, ah beh sì, perché due. Sono due episodi, vabbè, Binary Two Step, Galileo Astol, Set Clown, forse ho capito qual è, Set Clown a Go, che è il tizio quello lì, il serial killer che subisce una sì, vabbè, ovviamente è quello. Sì, Blue Crow Waltz e Supernova Symphony, che credo sia vabbè, il finale. Che è il finale. Vabbè, okay, ok, va bene. Comunque sappiate che domani esce la serie. Ciao Zà, domani esce la serie. E noi, nei limiti del possibile, faremo sicuramente una live su Cowboy Bebop, perché secondo me, a prescindere dal live action, comunque l'anime merita proprio di Cowboy Bebop, perché è una cosa molto particolare, tutta che fa dei richiami concettuali a quella che è l'umanità, al modo in cui l'umanità in teoria dovrebbe evolversi nel corso degli anni, come la Terra è stata trattata, beh, tutta una cosa concettuale, poi ma ne che parleremo. Cazzo ne sai, tutta una cosa piena di cose, mamma mia, vorrei fare proprio la vita tua, vabbè, in realtà che non realtà, è come la tua. Secondo me la cosa più bella di Cowboy Bebop sono le musiche, e sono curioso di vedere se hanno mantenuto quelle originali, hanno messo roba totalmente nuova oppure hanno rivisitato un po'. Sì, secondo me saranno rivisitate. Sì, io ho detto, io l'unica preoccupazione che ho è che il trailer l'ha fatto passare come se fosse una serie comica, che non è, cioè nel senso Cowboy Bebop non è una serie comica. E no, anche perché molto triste. No, non solo, no, perché vabbè. Cowboy Bebop era destinato ad avere una seconda stagione che però hanno tranciato via di netto a causa del fatto che è stato ritenuto per l'epoca troppo cruento, sanguinolento, soprattutto perché andava in onda anche alle 9 di sera. E la versione Chad, perché ci sono io. Sì, e Maggi. Forse allora, Maggi di quello che ma passiamo all'argomento che tutti vogliono. Questo è il format più amato del canale. Chi è il più forte? Abbiamo dei versus nuovi succulenti. Maggi già rotto il cazzo. Allora, beh, non abbiamo iniziato, già rotto i coglioni. A differenza dei versus per caratterizzazione, i versus per livelli di potenza sono crossover liberi. Di conseguenza non c'è una limitazione a soltanto due anime / manga. Sì, che si... ma neanche tra
villain e buoni, cioè miscuglio. Vale tutto. È una Royal Rumble. Perché? Perché ovviamente sulla caratterizzazione è più in qualche modo facile trovare due personaggi ugualmente belli e ugualmente brutti da mettere a confronto, anche prendendo in caso solo due anime. Per quanto riguarda invece i livelli di potenza, bisogna un pochettino spaziare, perché altrimenti ci sono. Ma sì, ma poi è bello vedere un personaggio contro quello, un personaggio contro quello, quello che. No, infatti. Al contrario di quello che pensavo, vale bene. Allora, iniziamo col primo. Vai, iniziamo subito in quarta. Allora, questo è il primo personaggio di Naruto del canale. Abbiamo inserito, ragazzi. Il primo personaggio di Naruto. Inizieremo piano piano anche a parlare di Naruto. Sì, sì. Vabbè, escluso però le parti con Max. Sì, le parti con Max. È vero. È il primo versus di un personaggio di Naruto. Primo versus. Va bene. Ma già ho visto che già stava in fibrillazione per questo personaggio. Per questi due personaggi incredibili. Cioè, sono due personaggi veramente molto belli, secondo me. Ma a livello di forza. Esatto, questo è quello a cui stavo pensando. Allora, secondo me, qui c'è un'enorme disparità. Ah, c'è un mod in chat? Prima cosa? A parte Streamlabs. Arianna! Lui li evoca. È tipo un leone di Final Fantasy. Lo devi chiamare. Vai, Francesco, il tuo momento. Ma stavo parlando io, testina di merda. Infatti. Stai parlando tu, quindi è il suo momento. Vai a reclutare un moderatore. Tanto ne hai due di là. Ne basta uno. Ma devi urlare, ma non. Ma urla, ma cosa fai là? Vabbè, stavamo dicendo. Allora, secondo me qui si parte da un presupposto fondamentale. Che secondo me, più che a livello di potenza, inteso come capacità fisiche, atletiche o spirituali, concettuali, qua secondo me la discrepante iniziale molto 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 più importante è che qui c'è un'enorme disparità in termini di intelligenza alla battaglia. Mm-hmm. Da un lato c'hai Arlong è uno che rosica facile. Detto, ci stanno? Non erano convintissimi, però vediamo. Vabbè, okay. Si convincono. Da un lato c'hai Arlong è il classico rosicone, cioè Arlong ci metti poco a farlo un cazzato. Uomo pesce. Che cazzo hai detto? Non mi devi chiamare uomo pesce. Lo fai triggerà male subito. È il Balotelli del cioè quello attappa la vena e ti carica. E questa però è un'arma a doppio taglio, perché magari in quel momento spinto dalla rabbia potrebbe sembrare un molafoghe, però se quella la usi come strategia contro di lui, allora inevitabilmente. Ma tu dici che Zabuza è il tipo che si mette là a farlo incazzare. Secondo me, o quantomeno tra i due, quello che si triggerà peggio e subito è Arlong. Vabbè, Zabuza non si trigger. Esatto. E quindi già all'inizio della battaglia, secondo me, c'è un grosso handicap, una grossa problematica. Mm-hmm. Ah, c'è il maledetto. Maledetto. Vabbè, dai, non è che ogni volta possiamo perdere mezz'ora perché tu devi parlare la tua ringa. Allora, ok. Secondo te chi è più forte? Chi vincerebbe in uno scontro? Allora, secondo me bisogna dividerlo in due lo scontro. Perché secondo me è il ninja quello è il ninja della nebbia, che era sì, ninja della nebbia. Sì, è della nebbia. Secondo me lui è più forte sulla distanza, cioè a tenerti lontano. Però comunque è uno che se pia una botta la sente e se fa pure male. Quindi per quanto riguarda lo scontro fisico in sé per sé, cioè cazzotto contro cazzotto, secondo me Arlong lo ammazzerebbe. Però c'è la discriminante iniziale, che da un lato c'hai un ninja che è capace di utilizzare anche la tecnica della moltiplicazione del corpo attraverso l'acqua, che sa usare l'acqua a suo vantaggio, e questa è fondamentale come differenziazione a livello di scontro, proprio perché se lo unisci come concetto al fatto che lui può farlo triggerare, io mi immagino proprio lo scontro così: questo che lo triggera lo chiama uomo pesce, quell'altro carica a testa bassa perché si incazza come una iena, perché sa di essere fisicamente più forte, ma va a colpire tipo le copie, per ciocco di copia, e quell'altro che lo incula in un modo X non ben definito. Allora, ammazza 5 minuti. Allora, la cosa è questa. Secondo me, il problema è uno. No, tappa l'acqua, magari, la moltiplicazione del corpo. Magari di forza fisica quelli di One Piece sono più forti, perché si basano praticamente tutti sullo scontro fisico.
il problema dei personaggi Naruto che utilizzano molto il cervello, molto di più. No, no, sì. Quindi, secondo me, in un 1v1... Cioè, Arlong non mi sembra uno stratega, questo dico. Esatto. Vabbè, come la maggior parte dei personaggi One Piece. No, però va bene. Dai, dimmi uno stratega incredibile. No, beh, tutti i grandi ammiragli, secondo me, sono tutti dei grandi stratega. Allora, la cosa è questa. Dai, vuoi però... dire che non sono degli... Sengoku il Buddha è un grande stratega. Asop. Ok. È uno scontro comunque secondo me abbastanza equilibrato, che però verso la fine, utilizzando molte tecniche, anche perché Arlong non è troppo abituato a vedere anche molte tecniche differenti, la sostituzione e cose, Zabuza secondo me è leggermente in vantaggio. Leggermente, però sì, però è una mia idea. Ma in vantaggio, okay. Senza leggermente, però vai. Allora, a parte il fatto che sono due personaggi che secondo me ricalcano un ruolo simile nei loro anime, cioè sono direi il primo vero nemico, sì, sia carismatico sia pericoloso, che incontrano i protagonisti nel cammino. Sono entrambi spadaccini. Esatto, bravo. Sono entrambi spadaccini. Quindi sarebbe anche interessante proprio cercare di capire chi dei due avrebbe la meglio, anche perché hanno uno stile di spada molto simile. Cioè, Arlong ovviamente è forza bruta, però anche Zabuza c'ha una spada che è una mannaia praticamente. Sì, cioè, sì. E non va per il sottile, cioè non è un fiorettista, insomma. Uh-huh. E qui secondo me hanno strategie simili di combattimento con la spada. E fisicamente molto più forte Arlong, ovviamente Zabuza, oltre... Ma lo so che è Zabuza, Gene. Oltre no, ma magari voleva che gli dessi un nome tipo uomo benda in faccia, tipo. Ah. O se merita Zabuza. Si merita Zabuza. Beh, Zabuza è figo come personaggio. Vabbè, c'è Bimbo Sabbia, c'è Bimbo Finto Bruce Lee. Che stanno, vabbè, Bimbo Finto Bruce Lee. Neanche Bimbo Bruce Lee, Bimbo Finto. Beh, Bruce Lee è lì, è cosa? Sì, Guy. Okay. Guy è Bimbo, no, è uomo Bruce Lee. Ci sta. E poi Naruto è Bimbo Gatto. Però io sono in disaccordo con voi, perché secondo me vincerebbe Arlong, in quanto Arlong è il counter di Zabuza. Perché le tecniche che usa Zabuza sono dell'acqua, e tutte le tecniche dell'acqua Arlong non gli fanno un cazzo. Prima di tutti, la tecnica più forte della storia di Naruto, ovvero la prigione acquatica. La prigione acquatica di Arlong non fa un cazzo, perché Arlong respira sott'acqua. E quindi tutta questa storia che muore la però gente... Però lo rendi comunque innocuo. Vabbè, è innocuo, ci devi venire. Cioè, nel senso, ok, stiamo qua, se stiamo a guardare. Ma se gli fa la tecnica della moltiplicazione del corpo, secondo me lo incula facile. Ma che incula? Perché, scusa, la tecnica moltiplicazione del corpo, da quando in qua... A parte da quando in qua incula qualcuno che manda... Incula qualcuno che non è che non la conosce. Centinaia di Naruto. Perché poi ma quello non la conosce. E beh, gli dà una botta, ammazza, copia. Ma nel mente esatto in cui va la copia, quello originale ti arriva da dietro. Allora, io cioè, chi è più veloce tra i due, secondo me Zabuza è molto più veloce. Io c'ho una domanda, sì, che forse però... ci aiuterà anche per... la risoluzione di questo scontro. Mediamente, anche verso la fine in generale, chi sono più forti, i personaggi di One Piece o di Naruto? È difficile, cioè nel senso perché... Secondo me leggermente più forti quelli di Naruto. Allora, dipende, perché se quei personaggi di Naruto non sanno usare nessuna tecnica che infierisce su un Rogia, cioè hanno un problema comunque. Sì. Cioè devono inventarsi qualcosa di particolare, perché altrimenti il Rogia non lo pigli, cioè o veramente c'hai però c'hanno tipo c'hanno a una certa sparano le onde energetiche tipo con la volpe. Sì, però l'onda energetica un Rogia non, cioè secondo me un Rogia ha molta più paura ad esempio dello Sharingan. Ecco, Sharingan è in culo a Rogia. L'onda energetica, vabbè, cioè nel senso che l'onda energetica ti schioppa, no, e tu diventi tutto di fuoco. Non lo so. Non so bene come funziona. Zabuza, il pubblico ha votato. Il pubblico vota Zabuza. Quindi è un voto per Zabuza. Ma dobbiamo fare la cosa? Sì. Okay. No. Vabbè, io voto Arlong. Comunque, perché Arlong, secondo me, è il counter di Zabuza.
Allora, secondo me non è uno scontro facile, è pieno là. Non è uno scontro facile, però secondo me la Zabuza, anche come strategia, è superiore ad Arlong. E le tecniche di Zabuza permettono una strategia. Esatto. E anche se è il counter naturale, può trovare comunque la soluzione. Non è solo botte fisiche e basta. Grazie Gabri, grazie mille. Quindi secondo me in questo scontro Zabuza ha la meglio. Okay. Quindi io voto Zabuza. Okay. È 3-1 Zabuza, raga. 3-1 Zabuza, allora. Perché sono l'unico che vota Arlong. Vabbè, ci può stare comunque. Comunque è uno scontro abbastanza equilibrato. Ed è difficile spuntarla. Sarebbe bello da vedere comunque. Secondo me sarebbe un bello scontro. Sì. Secondo me sarebbe un bello scontro. Prossimo. Chi è? Mazza, partiamo su. Questa... Quello che mi sta sul cazzo più di tutti. Questa è complicata. Questa è veramente complicata. Hisoka contro l'Emilion. Secondo me è meno complicata di quello che pensi. Sì? Secondo me sì. Bimbo tizio Bubblegum. Te devi attaccare qualcosa addosso. È una delle sue caratteristiche fondamentali. Però quello che ti attacca lui non la vede. Ma dalla... E questo è importante. Lo so, ma quello passa attraverso i muri. Quello passa attraverso i muri, però non vede il Nen di Hisoka. Io sono d'accordo, ma anche se io ti attacco qualcosa e te lo voglio lanciare, io passo sotto al terreno. Lanciamelo. Ma una certa deve spuntare fuori. Cioè, lui può giocarsi la prima botta con l'effetto sorpresa. Però l'Emilion è parecchio resistente. Non lo mandi giù. Hai assolutamente ragione. E non lo mandi giù. Però anche qua, Hisoka è uno che usa molto di più la strategia rispetto all'Emilion. Per quanto anche l'Emilion sia forte, da una parte c'hai un genio del combattimento. Ok. Hisoka è un genio del combattimento. Anche il Million, però strategicamente non l'abbiamo ancora visto all'opera. Hisoka invece... Io posso pure essere d'accordo con te, ma in una gara di resistenza fisica l'Emilion è molto più resistente. Forza cazzotto contro cazzotto l'Emilion è più forte. È tutto non sono sicuro. Cazzotto contro cazzotto l'Emilion è più forte, ma non lo so. Beh, l'Emilion doveva essere l'erede di All for One. Sti cazzi, cioè. Ho capito, vuol dire che comunque One for All. A livello fisico, cioè Hisoka in Hunter x Hunter è uno dei tre più forti a livello fisico che ti fanno infatti vedere. Se ci pensi, scusa, tu mi attacchi qualcosa, è vero, tu mi attacchi qualcosa col Nen, io poi divento intangibile. Ma tu devi capire che te l'ha attaccato lì. Ok. Tu non te ne accorgi. Ok, vabbè, quindi si gioca, quindi non mi ti ricordo, ti ricordo che la strategia anche che di lui... Hisoka è tutto sul primo colpo, allora. Ma in realtà non perché? Per forza. No. Comunque l'Emilion per colpirti deve diventare tangibile. Ok, ma nel momento no, in termini di fisica, nel momento esatto in cui io ti attacco qualcosa, ma divento trasparente, quel qualcosa non ce l'hai più attaccato. Allora, perché sì. Sei diventato trasparente e intangibile. Sì, però ti dico anche non ha più massa. Certo. Quindi glielo devi riattaccare. A parte che tocca vedere, falso. Tocca vedere in realtà, perché Nen alla fine non è una cosa tangibile. Tu puoi considerare il fatto che quando lui diventa intangibile non può. Non è detto che gli si stacca gomma, il Nen, ma secondo me non gli si stacca. Beh, insomma, il Nen si attacca a qualcosa che ha una massa. Questo in realtà è una cosa che pensi tu. Il fatto che si attacchi a una cosa che non ha una massa è una cosa che pensi tu. Anche io non l'ho vista questa anche cosa. Anche ad altro Nen però si attacca. È complicato. È complicato perché Hisoka, da quello che abbiamo visto, è più strategico. Siamo in un impasse di fisica, secondo me. Perché per quanto, cioè, ti ripeto, allora se ragioniamo, vabbè, ma anche se fosse, tu devi ragionare sul fatto che si gioca, cioè Hisoka deve ragionare in termini di combattimento tutto sul primo colpo, perché è il colpo in cui lui, cioè, io non sono convinto, perché anche se l'Emilion lo colpisce tipo 3-4 volte, guarda che Hisoka rimane in piedi, ok, ma il problema è che, cioè, poi non lo vedi più l'Emilion ti sparisce e ti ricompare improvvisamente. Sì, ma Hisoka gli basta una volta che gli va il colpo. Ma che vuol dire sparisce, scusa? Ti sparisce sotto al terreno. Vabbè, ti sparisce sotto al terreno non è pericoloso. Ok, però magari semplicemente ti prende da sotto al terreno con le mani e ti porta giù e ti incastra in mezzo al terreno. La chat ha votato al 70% l'Emilion. Ma pure secondo me è più forte l'Emilion. Allora, il problema è sempre questo, che Hisoka gli basta un bel colpo ben assestato, secondo me, con le carte. Gli può tranquillamente tagliare la testa, volendo.
Non so se gliela tagli adesso all'Emilion, se si distrae un attimo, secondo me sì. Mentre invece infatti... l'Emilion gli deve veramente corcare tanto, sì, a Hisoka. No, facciamo la serie, ipotizziamo lo scontro. Lo scontro comincia così: non si conoscono. Ok, sì. Nessuno conosce le caratteristiche dell'altro. Certo. Quindi Hisoka gli attacca qualcosa addosso, no, perché l'Emilio non si non aspetta. Si e come andrebbe veramente lo scontro? Non si conoscono, Hisoka gli parte con un treno incredibile in cui chiacchiera, gli racconta due stronzate e fa qualche giochino del cazzo di magia che è tutta una cazzata, perché in realtà mentre sta facendo questa cosa lui gli attacca il nen sul corpo, su un oggetto che tu non hai capito. Vabbè, su un'altra cosa eccetera eccetera, poi gli spara addosso qualcosa. Dopodiché, quando inizia lo scontro, effettivamente tutta questa storia che si è inventato Hisoka funziona. E verosimilmente non lo accoppa. La prima cosa che fa l'Emilio è andare per terra. Verosimilmente l'Emilio la prima cosa la schiva. Ok. Sì. La prima cosa la schiva. E Hisoka inizia a capire. E pensa di aver fregato Hisoka. E quando lui sta per colpire Hisoka, in realtà tutto il piano che aveva pensato prima Hisoka si ha il fulcro in quel momento in cui qualcos'altro lo colpisce. Quindi tipo si colpiscono tutti e due, arriva il colpo all'Emilio mentre colpisce Hisoka. Capito, ma quello che ti voglio dire, cioè tu mi puoi lanciare qualsiasi cosa, se io passo attraverso il terreno, tu colpisci il terreno, non colpisci me. Problema è che tu, all'Emilio non hai gli occhi anche dietro la schiena. Vabbè. Lui può tranquillamente fargli arrivare cose alle spalle. Beh, allora torniamo all'impasse di... Ok, va benissimo, infatti sì. Ma questo però è, ritornando al discorso iniziale, succede la prima volta. Perché una volta che l'Emilion viene colpito, e l'Emilion, la prima cosa che fa è va giù, sì, ma... va giù per terra. La cosa è questa. Hisoka è una persona che continua a combattere anche se non c'ha più le braccia. Sì, esatto. Cioè, l'Emilion... cioè, ogni ferita che si prende l'Emilion se la tiene. Hisoka è praticamente, cioè o lo uccidi, no, sì, oppure sì, è come se non gli stessi facendo quasi niente. Io sono d'accordo con voi, ma adesso ipotizziamo una volta che l'Emilion ce l'ha presa inizialmente. Ma no, non dico che ce l'ha presa, cioè secondo me Hisoka in un combattimento del genere capirebbe quasi subito che l'unico modo che ha l'Emilion per colpirlo è materializzarsi, e quindi lui semplicemente accetterebbe di scambiarsi il colpo ogni volta. Cioè lui aspetta di colpire l'Emilion nel momento in cui l'Emilion colpisce lui, e ogni volta si prende il cazzotto lui e glielo dà all'Emilion. Ho capito, ma l'Emilion ha un vantaggio strategico con l'ambiente fondamentale. Sì, vabbè, ma in realtà va sotto terra col Nen. Allora, innanzitutto non funziona perché tra le varie cose del Nen c'è il... Attenzione, concentrazione. Come cazzo si chiama? La bolla. La bolla di percezione. Latsu? No. Aiutatemi. Aiutatemi. No, lo Zetsu. Ma l'Emilio può far solidificare solo un braccio. Che cazzo vuol dire? Ah no, certo, cioè non significa N, bravo, N. Ah, N. Tutti quanti hanno l'N, quindi in realtà quando l'Emilion entra in un raggio che non so quant'è quello di Hisoka. Ah, e bisogna anche calcolare. Hisoka lo percepisce. Bisogna anche calcolare che l'Emilion sopra, cioè il cazzotto di Hisoka è molto più forte grazie al Nen che l'Emilion non ha sbloccato tecnicamente. Vabbè, anche il Ten per difendersi dai colpi. Esatto, cioè, però diciamo che tutto questo va a pareggiare un po' questa misteriosa voi siete convinti che super forza, esatto, voi siete convinti che il cazzotto contro cazzotto, un cazzotto di Hisoka è più forte di un cazzotto di secondo me quello sarebbe l'ipotetico successore di All Might. Ma sì, ma quel tizio tecnicamente è una persona normale. No, ma diciamo che è più forte la persona. È più forte una persona normale, però tendenzialmente non ha il potere della anche superforza. Anche se avessero la stessa potenza. Infatti è vero, Hisoka non può individuarlo con l'En perché l'Emilion non ha il L'En, giusto? Effettivamente. E allora non prende danni. O ne prende molto poco. No, ma anche se lo avesse. Effettivamente questa cosa non ha senso, perché se noi consideriamo che l'Emilio non ha proprio Nen in nessun modo, cioè basta un colpo di Nen e è morto l'Emilio. Cioè ti fanno vedere cosa succede a chi non si difende col Nen da attacchi di Nen ed è morto. Cioè le persone muoiono sul colpo se non hanno una protezione di Nen. Lo so, io parto sempre dal presupposto che se tu mi vuoi attaccare qualcosa addosso nel momento esatto ma non ti sto dicendo attaccare, ti sto dicendo che se ci scambiamo un cazzotto, ma il mio cazzotto è col Nen e tu
non sei considerato non utilizzatore di okay, NEM. Ma se, sì, ma se il attenzione, se il presupposto di partenza è lo stesso per entrambi, quindi nessuno conosce le caratteristiche dell'altro. Isoka non sa che l'Emilio può andare a mezzo al terreno. No, certo che non lo sa. Se lo ritrova sotto, che lo piglia per un braccio, lo porta solo in casa. Lo ritrova perché nel momento in cui scende giù, te ne accorgi. No, 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 che porti, tu stai in piedi e te lo ritrovi qua, te ritrovi la faccia dell'Emilio in mezzo alle gambe tue. No, ascolta. È una frazione di secondo, quello che ti fa le braccia e ti porta giù. No, mi devi ascoltare. L'inizio dello scontro stanno uno davanti all'altro. Quindi se quello scende giù per terra, e me tu mi pare che l'hai capito che cosa fa, no? Cioè, qual è la difficoltà nel capire che il tizio sta entrando nel terreno? Ho capito, là se facciamo questo ragionamento non gli ha attaccato un cazzo di niente addosso. Perché nel momento esatto in cui lui perde la sua corporeità per andare a mezzo al terreno, tu quello che gli hai attaccato addosso allora, fa... Ma dico, va bene, ma diciamo me, che va bene come dici secondo te. Me Hisoka, essendo un genio in combattimento, capirà il modo di rompergli il culo. No, allora, vabbè, a cioè livello, io rompo il culo, però a livello mentale sicuramente Hisoka ha un edge incredibile. Hisoka è uno dei quattro personaggi più forti di Hunter x Hunter. Sì, sì, ma poi è proprio, cioè, proprio anche a livello di sfruttamento della psicologia nei combattimenti. A lui è, no, quello è molto che lo fa meglio. Che sia più stratega. Ha detto che le Million ha una volontà incrollabile, quindi sì, non sì. Si farebbe abbindolare, diciamo, in nessun modo. Sì. Però comunque sia, già soltanto la pressione di rendersi conto che il tuo avversario potrebbe in qualsiasi momento averti inculato in qualsiasi modo, perché sì. Alla fine è quello che fa Hisoka. Sì. Cioè, tu non riesci mai a capire cosa sta succedendo davvero. Sì, 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 sì. E le Million questa capacità non ce l'ha, cioè le Million lo farebbe capire subito il suo potere all'avversario. Sì, 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 però secondo me anche se te lo fa capire è un potere. Secondo molto, me troppo, più dipende forte. Anche dal ring. Cioè, da dove combatto? Vabbè, ma l'Emilio. Quello secondo me influisce molto su questo Ma il ring di L'Emilio può essere qualsiasi cosa. Può essere anche questa stanza. Sì, ma. Cioè, sì, L'Emilio si materializza in mezzo al tavolo. No, ma il. Cioè, Hisoka, appena vede lui che va di sotto, sicuramente si attacca il Nen al soffitto sulle spalle. E nel momento stesso in cui viene toccato, fa scattare la molla e si tira su. E quindi al massimo viene trascinato l'Emilion, oppure lui diventa incorporeo e quindi se ne va su solo lui. Ma è abbastanza improbabile che Hisoka venga incastrato. Visto fake, parte. Bravo. Comunque Hisoka tutta la vita, scusate. Io ti dirò, io sono molto combattuto perché comunque l'Emilion è fortissimo. Vabbè, tanto ho vinto, quindi... No, hai vinto comunque. Sì, sì, sì. E vabbè, poi non è che hai vinto io te. Io voterei voterei Hisoka, però, perché secondo me un modo per batterlo lo trova. Boh. Cioè, è troppo un genio. 3-2, perché la chat ha votato a più del 60% con Emilio. Chi è? Avanti, prossimo. Chi questo è? Bello sto scontro. Chi è? Tosto. Anche questo tosto, Oggi incontri abbastanza tosti. Bembo mano in faccia, però c'ha il capello bianco, quindi è l'ultimo mano in faccia. È l'ultimo mano in faccia è molto forte. Cioè, questo mette le mani in faccia a stare stra, cioè mette le mani in faccia all'eroina. Però secondo me la mano in faccia a lui io non gliela metterei. No, lo sai che c'è. Lui fa lava in faccia. Lui fa lava in mano, poi se gli mette la mano in faccia. No, io sono d'accordo con te, però anche qui. Il problema è tutto relativo all'inizio dello scontro. Perché lui deve diventare lava, eh? Non è subito lava. Quindi in quella frazione di secondo in cui è mortale, corporeo, se quello lo acchiappa e gli fa il deterioramento, può essere che l'ha deteriorato. Vabbè, ma non c'è una differenza di velocità così alta tra i due. Questo mi dirai che è vero, non c'è una differenza di velocità così alta. Cioè, mi puoi dire che direi che è più agile Shigaraki tra i due? Però non è una cosa da... Io non mi accorgo che lui mi è arrivato addosso, da dietro, o cose del genere. E tra l'altro, diciamo che tendenzialmente Akainu contro un avversario più veloce di lui... Ah, l'aghi dell'osservazione, Akainu, non mi ricordavo. Allora, ma sì. Urroghia, per quanto può essere attivato completamente? No, quello dipende dalla resistenza. Cioè, non è che... Ma sai che c'è? Il problema dei Urroghia è che da quando hanno inserito... Il sondaggio! Il problema dei Rocky è da quando hanno inserito il Lucky solo del sondaggio non lo fanno. Da quando hanno inserito Lucky non è più stato approfondito nei suoi limiti come prima, perché ormai tutti menano i Rocky a One Piece e quindi non serve più approfondire quanto
possano resistere sotto forma di elemento, quanto, cioè, se tu distruggi l'elemento, che cosa succede? Cioè, queste cose non le sappiamo. Però capito, se lui non può mantenere Rogia all'infinito, secondo me una certa Shigaraki vince. Non lo so, perché allora questo qui c'è un altro problema, sempre il solito discorso. Uno, che Akainu è abile a combattere sia in modo ravvicinato a darti cazzotti, ma che alla distanza, perché te lancia le palle di fuoco, te lava addosso. Quell'altro non ti lancia questa grandissima ceppa di cazzo, quindi lo tiene a distanza. Non sì, è strano che non ci abbia un potere che possa combattere a distanza, l'ha. Però sì. Quello te tiene a distanza, non arrivi. Tu devi arrivare a toccare, e uno come uno, quello non si fa toccare. Secondo me se lo tocca, e poi dipende. Attento, poi dipende perché Shigaraki basta che tocca il terreno e sgretola pure lui se sta sul terreno. Sì, però lui è in grado di smolecolare. Sì, questo poi è un'altra cosa che bisogna capire, perché nel senso, cioè, lui è, allora, è vero che è ed vero è per che... questo che Star va sull'aereo. Cioè, nel senso, ok, è una casualità. Però se fossero stati magari per terra sarebbe stato molto più complicato, perché lui tocca il terreno e se tu sei seduto sul terreno so cazzi, se non sei volà. Allora, ma lui modella il corpo, cioè lui può diventare completamente di lava. Ma non è quello il problema, è che se effettivamente... Allora, se lui sgretola la lava... Se non sappiamo, è quello, non sappiamo come... però attenzione, perché qua si va sul concettuale. Cioè, metafisico. Cioè, lui tocca della lava... Può toccare la lava. No, vabbè, ma diciamo che può toccare quella lava. Sgretola quella lava. Quella lava, cioè, quant'è l'ampiezza di quella lava? Allora, in realtà il suo potere non è sgretolare. Il suo potere è decomposizione. Ma c'è un senso. Quindi, secondo me. Sì, ma il presupposto è anche concettualmente di fisica. Se tu tocchi la lava, è come se marcisce, capito? Ma nel senso, cioè, se tu tocchi la lava, sei sicuro che sei tu a deteriorare la lava e non è la lava che ti maciulla un braccio. Ma tu lo puoi fare toccando il terreno. Ma non deteriora la lava. Sì. Sì, perché tutto quello che è attaccato al terreno. Infatti, però, tu vedi nello scontro nel manga, quando c'è Deku li fa saltare tutti quando lui tocca il terreno, perché se Coso ridestro perde le gambe così. Perché lui tocca il terreno e gli sgretolano le gambe. Vabbè, però nel senso lui basta che lancia una cosa per aria, la trasforma in lava e quella finisce addosso a Shigaraki. Se non la schiva. Potrebbe schivarla. Certo, se non la schiva, sicuramente. Però non lo so, nel senso potrebbe anche creare un qualcosa su cui può, cioè tipo che ne so, su cui salta. Può ricoprire la lava di Aki, sì. Varie cose, sì. Vabbè, però non è detto che l'Aki basti a fermare la decomposizione di Shigaraki. Però il fatto è che sicuramente lui può anche volare volendo. Mm-hmm. Cioè lui conoscerà sicuramente gli zompetti, là come cazzo si chiamano. Mm-hmm. Sì, se lo fa Sanji. Da Marina glielo insegnano, penso, a tutti quelli d'alto rango. Con quelli CP9. Effettivamente la variabile volo è fondamentale in questo scontro. E se effettivamente lui può volare utilizzando la lava, il magma... Come fa a volare? Come fa a volare Sanji? I sartelli. Come fa Sanji? Ah... Lo so fa CP9, che so dei pippe in confronto a Gara. No, è vero, allora, se vola è un problema. Se vola è un problema. No, guarda, è della tutto il suo potere. Tosto, vola, se vola gli rompe per culo. Se non vola perde. Alla lunga, sì, perde. Tosto. Beh, sicuramente riesce a volare a sto punto, effettivamente. Ah, cioè, nel senso, il fatto è ciao, che prete. Allora, secondo me, ma non vola. Infatti io non l'ho mai visto volare, però io. Si vede a Marineford, vola a Marineford, no, ma non non è che vola a Shigaraki, dice. Ah, non vola a Shigaraki. No, Shigaraki non vola. No, oddio, aspetta. Però fa dei balzi della Madonna, ma non vola. All for One lievita, eh. Ah, All for One, sì. All for One è dentro la sua. Sì, non l'ha mai. Sì, no, effettivamente. Quando lui a un certo punto fa la mega battaglia finale contro lui, a un certo punto si solleva in aria e lievita. Sì. Levita comunque, non lievita. Levita. Certo. Sì. Diventa un Pandoro. No, e allora secondo me, allora, di poco, però io voterei Shigaraki. Può essere. Cioè. C'ha un potere troppo forte. Cioè, anche Akainu c'ha un potere fortissimo, Però. Porca vacca, questo è difficile. Non lo so, voi che dite.
secondo me la cosa forte di Shigaraki nei combattimenti è che ha un elevatissimo tasso di rigenerazione. La chat vota Kaino, 80%. L'80%. La Madonna, siete così convinti? Cioè, sì. Potrei convincermi, ma non l'80%, cioè l'80% è uno scontro impari. No, non è così, ragazzi. È troppo. Cioè, vabbè, in realtà tutti di poco. Cioè, magari. secondo me la lava è difficile riuscire a rigenerarsi contro gli attacchi di lava. Mm-hmm. Cioè, rispetto agli scontri che ha fatto. No, però se tu vedi quando viene colpito dalle cose, lui piano piano si rigenera anche contro Stars and Stripes. E, però se vieni colpito da un attacco di lava, cioè la lava. Beh, però aspetta, quello gli lancia addosso i missili. Però lui si para, okay. Cioè si para non con la forza. Ho capito, ma vorresti dire che la lava c'ha più potente di un missile. No, dico che ha un effetto continuativo. Cioè, non è. Cioè, il missile è un'esplosione istantanea. Ho capito. Ti direi che anche qui c'è una lieve differenza di strategia, forse. Shigaraki c'ha più strategia rispetto a Kaino. Io dico di poco Shigaraki. Cioè, io pure voto per Shigaraki. Kaino muore, quello è cazzo, è grande ammiraglio quello. Io di poco sarebbe un bello scontro anche da vedere. Forse uno scontro che neanche dura tantissimo. O forse può essere uno scontro tanto. Tipo alla Stars and Stripes. Sì. Io voto Shigaraki. Io voto a Kaino. E vince a Kaino. Ok, prossimo. Questo è interessante. Attenzione, si cambia totalmente Tanzio ambientazione. Contro il gigante corazzato. Questo è... Contro Reiner. Allora, è interessante appunto perché uno è uno spadaccino, quindi ha comunque la possibilità anche di... Unexpected, sì. Sì, questo è interessante. Il gigante corazzato, la cosa è, riesce, allora, Tanjiro... No, la domanda fondamentale è il katà dell'acqua. Allora, secondo me, io me la sono fatta questa domanda. Lo crepa la corazza? Secondo me sì, nel momento in cui vede il filo. Allora. Lui vede il filo dell'apertura, nel momento in cui vede il filo dell'apertura, secondo me lo può tagliare. Ah sì, allora, prima cosa però. Perché lo fa anche Tanjiro, con il tizio dei ragni. Tanjiro non conosce... i giganti, quindi Tanjiro non sa di arrivare collo, quindi stiamo dando per scontato che è uno scontro dove non si conoscono. Vabbè, come tutti abbiamo fatto finora, ovviamente. Ok, cioè Tanjiro non ha grossi segreti, nel senso, per ammazzarlo devi ammazzare, è un essere umano che viene ammazzato come deve essere ammazzato. E invece Reiner, cioè tu per ammazzare davvero il gigante devi colpirlo al collo. Ed è una cosa che magari capisci durante lo scontro un po', però secondo me i primi attacchi non vanno a buon fine. Lo so, però pure che se gli tagli entrambe le braccia lo crepa, Se gli tagli entrambe le braccia si rigenera. E mica subito. Vabbè, mica subito, ok, ma cioè nel senso non è, cioè dipende pure se quell'altro, cioè se tu gli tagli il braccio e quell'altro sta fermo non fa niente, perché il fatto è che se un cazzotto a Tanjiro è mezzo morto. Allora, il problema è questo, che se Reiner in qualche modo lo prende è finita. No. Però Tanjiro ha dimostrato di avere ottimi riflessi ottima capacità di adattamento. Ma se il katà taglia la pelle del colossale, l'ha anculato. Del corazzato, sì. È tutta una questione di riflessi, secondo me. Ma allora, secondo me i katà di Tanjiro possono tagliare la corazza di Reiner. Pure secondo me. Lui ha tagliato un treno. Cioè, nel senso, secondo me la potenza, diciamo, distruttiva ce l'ha per infliggere danni a Reiner. Certo, detto, il problema è che secondo me rischia perché non sa come fare danni letali. Ok, ma è più veloce. Ah, secondo me sì, però lo rende inoffensivo. Aspetta, nel momento in cui vede che i suoi attacchi non vanno a buon fine, secondo me la prima cosa che tiene in mente è tagliare la testa. Sì, però aspetta, tu non lo vedi, cioè,
se, dipende, cioè tu magari pensi che sono andati a buon fine, cioè quante volte ci sono stati combattimenti soprattutto all'inizio di Attack on Titan in cui loro pensavano di aver ammazzato il gigante, invece il gigante non era morto perché non gli avevano tagliato il tizio dentro ma non se ne erano accorti. Sì, ma il problema è col gigante corazzato, no? Già sai comunque che se gli tagli le braccia o le gambe, una gamba sola, nel senso sai che anche se non fosse così, sai che non lo ammazzi, può rimanere vivo quel coso. Sì, ma lo rendi inoffensivo. Quindi in realtà non puoi, non lo uccidi, lo capisci subito trafiggendolo, colpendo il cuore, secondo me. Cioè è l'ultima cosa che provi, secondo me, a trafiggere il cuore. Perché? Scusa, perché? Perché c'è la spada piccola, manco sai se ci arriva il colpo al cuore. E là andrai su un occhio, cioè... Sì, però ripeto, nel momento con l'occhio non, tanto non ti vede, ma per prescindere, oddio, l'occhio non ti vede. Lui Rainer non ti vede. Però, dico... però nel senso, la cosa che proverei proprio a fare io a prescindere da tutto sarebbe tagliargli la testa. Ma non ci arrivi. È troppo in alto. Sì, no, ci puoi arrivare. Vabbè, no, ma poi arrivare. Ma poi il fatto è che Rainer, cioè, si è visto in tante volte, cioè, tu se tu miri al collo, lui lo cerca di proteggere. Eh no, no, ma infatti lui deve vedere il collegamento. Sì, ok, però nel senso, se lui fa così, cioè, vabbè, se tu dici che una spadata di Tanjiro taglia due braccia al collo da parte a parte, allora va bene, però secondo me invece, cioè, può tagliare da una parte a parte, secondo comprese me. Due braccia? Cioè, se Rainer fa così. Eh, capito? Cioè, il fatto è che Rainer, se vede un attacco che arriva verso il collo, lui cerca di proteggersi sempre. A meno che prima non gli taglia le braccia e poi... No, e va bene, ok. Io quello... Cioè, allora, secondo me è un combattimento che se lo fai 10 volte non finisce sempre uguale. Pure secondo me. Però... Se ricominciano però con senza la coscienza del incontro prima. Vabbè, sì, fai 10 volte lo stesso scontro. Ok. Però... Io sarei più orientato verso Rainer, perché Rainer ha bisogno di cioè è più pericoloso, nel senso, cioè Tanjiro deve stare molto più attento di Rainer a sì, qualsiasi cosa. Ma ha più variabili d'attacco Tanjiro. Ecco, certo. Cioè se fa tutto perfetto, cioè, è come la montagna contro la vipera. Mm. Cioè sì, però cioè basta un attimo, basta che te mette una mano addosso in qualche modo, basta che te colpisce con una gamba di richiamo che... Però in realtà manco troppo, perché la differenza grossa è che, cioè, cata dell'acqua lui lo fa pure a distanza. No, vabbè, certo, ho capito, però cioè Rainer fa tre passi, ci è arrivato, eh. Cioè a distanza secondo Tanjiro è una distanza per gli esseri umani. Cioè Rainer che percorre una distanza... Allora, Tanjiro comunque c'ha dei buoni riflessi, eh. Cioè no, è difficile perché, basta colpirlo, che... Sì, ma una volta, cioè non è che... Contro i tamburi, ad esempio, lì... lui schiva dei colpi invisibili. Cioè Tanjiro schiva dei colpi invisibili. Vabbè, perché lui c'ha il super olfatto, sente col super olfatto. Quindi, per un gigante, secondo me, è molto più difficile colpirlo. No, rispetto a un attacco invisibile, cioè, istantaneo. Ma gli tagli una gamba, la resa inoffensiva, no, cioè, ragazzi, tagli una gamba Rainer, se il voto lo potete mettere tutti, e se volete dare un voto ulteriore che dovete usare i bit, cioè se volete dare due voti, io non sono d'accordo, io dico voto Rainer. Beh sì, Rainer, io voto Tanjiro. Io Tanjiro. Pure voto Tanjiro. Vabbè, io voto Rainer. Allora detto, hai detto quello prima. No, io l'ho detto da subito. No, è vero. Cioè, ripeto, è molto close. Però mi ha mostrato che c'ha dei riflessi troppo superiori. Cioè, schiva dei colpi invisibili. È troppo forte. Avanti. Chi è? Un amico tuo. Eccolo qua, il finto Bruce Lee. Bruce Lee. Ecco qua quando si sblocca tutto. Quando apre tutto. Sì. Marmella. Allora, tutto. Da notare che è piccolo. Non grande della prima stagione. Vabbè, bimbo minchia contro bimbo non minchia. È di Shippuden, sì. No, Weiro Clay è superiore. Io non sono così convinto. Cioè, se quello è il capo delle arti marziali, sì. Ma beh, allora va a una velocità incredibile. Vabbè, però anche Killua. No, ma quella è la cosa. Vabbè, allora sono veloci uguali. Cioè, diciamo. Se gli mette le mani addosso, però Clay lo sponda. E quello siamo, perché apre tutto e lo sfonda. Anche chi lo sfonda. Non sfonda, sfonda. Chi lo strappa un cuore a un tizio così. Sono d'accordo, ma quello è il Rock Lee che apre tutto, Si apre anche il culo. Quello che apre tutto è, secondo me, è molto più veloce di Killua. Il problema è che come fa a essere più veloce di Killua? È tipo, cioè, quando sta nella zona lì è tipo un fulmine.
No, ecco, mi direi il problema di Killua è che lancia i fulmini. Lancia le saette. Ovviamente a distanza è molto, non ti arrivi, non ci arrivi a piallo. Cioè, quello, quello ti può mettere solo le mani addosso, non fa altro. No, no, cioè, a distanza sicuramente chi vince Killua. Detto cazzi. Però, però è anche vero che ha un'ottima resistenza Rock Lee, quindi non credo che ma non lo tocchi. Lo scontro finirebbe a fulminare. No, vabbè, però io non credo che non lo tocca. Perché secondo me vanno tutte e due alla stessa velocità. Secondo me, da quello che vedi, Non lo so, perché io parto dal presupposto che comunque è come comincia uno scontro è fondamentale anche per come finisce. Cioè, comunque quanto si deve stancare di più Rock Lee per cercare in qualche modo di evitare i fulmini, gli yo-yo che te lancia addosso. Cioè, lui, cioè, da un lato c'è un tizio forte nel combattimento ravvicinato, cazzotto contro cazzotto. Da un altro c'è, lato c'è un tizio che è abbastanza forte nel... nel combattimento ravvicinato, secondo me non come quell'altro, ma che ha la variabile in più che è molto più forte in relazione di quell'altro il combattimento alla distanza, perché quell'altro non ha combattimento alla distanza. Esatto, cioè, e qui che cazzo è una variabile troppo importante? Cioè, no, vabbè, ma non è possibile. I contenuti non rispettano le linee guida. E cioè, boh. Rock Lee? Scrivi Naruto. Ah, scrivi, no, ma no, no, sono curioso di capire. Cioè, scrivi Lee senza con una E sola, voglio vedere. Rock Lee. No, non è Lee. Ah, è Rock. Rock. Scriviamo Rock così, con una K. No. Forse è Killua. Killua? Killua? Perché? Che ha fatto? Ah, scriviamo, lo scriviamo così. Killua con la CH. Sì. Killua con la C. Killua è bannabile. Killua è bannabile. Si vede che okay. Qualcosa. Ah, kill. Perché c'è kill. Ah, perché c'è kill in Killua. Ma non puoi scrivere Killua senza scrivere Killua. È incredibile. Ma vabbè, non... l'abbiamo scritto con la CH. Dai. Ma sti livelli stanno. Ma sì, ma c'era tipo. Bambino. Se tu scrivi bambino, te lo banna il messaggio automaticamente. Bambino che c'ha? Perché, no, bambino, perché è un bambino, perché quindi sì sì, siamo a questi livelli, sì. E mi dissocio. No, non è bannabile dirlo. No, sì, però ci sono delle cose che non ti fanno scrivere. Esatto. Ma vabbè. Io ribadisco il concetto di prima. Dici che vincerebbe grazie alla media distanza. Ma hai mai detto grazie? Ma guarda l'incontro. Pensa quando fanno la preselezione per la terza prova contro per diventare Chunin. Bimbo sabbia, certo, gli lancia la sabbia addosso. E quell'altro dai cazzottini. E quello c'ha l'armatura di sabbia. Alla fine ci arriva. No, sì. Però quell'altro ti lancia la sabbia, ti stritolo braccino e gambina. Bene. Addio. Quello è perché effettivamente. Vabbè, quello c'ha il demone interiore. Si è dimostrato superiore alla fine. Però effettivamente Rock Lee ci è arrivato a dargli le viste. No, però il presupposto di partenza è contro uno che ti tiene a distanza, devi aprire tutto. Ah, chi apre tutto è in dubbio. Allora, il problema è questo. Secondo me è uno scontro breve. Perché tutte e due possono aggiungere il massimo potenziale soltanto per poco tempo. Ok? Per poco tempo possono tenere il potere massimo. Quindi secondo me il problema è uno. Se Rock Lee colpisce Killua, Killua può resistere. Se Killua colpisce Rock Lee, non sono tanto sicuro di questa cosa. Ma alla fine Rock Lee è molto resistente. Ricordiamo sempre la storia del Nen. Però prescinde dal Nen, te lancia i fulmini addosso. Io sarei più per un'altra cosa. Cioè, secondo me, una grossa differenza la fa il fatto che Killua ha il killer instinct. Aspetta, un'altra cosa. Scusa se ti. A parte quello che hai assolutamente ragione. Il fatto è che nel momento in cui finisce il massimo potenziale di Rock Lee, Rock Lee si screpa. Crepa. Killua no. Killua, cioè, è uno scontro che inizia che lui apre le porte. Lui fa la Godspeed, papapam, si equivalgono secondo me, perché anche Killua c'ha la Godspeed, quindi si equivalgono, finisce per tutte e due e Killua lo sbraga. Secondo me è così. Ma tra l'altro Killua c'ha anche altre cose, può usare delle tecniche degli assassini, tipo quella di yo-yo, di sdoppiarsi, certo, ma tutta roba ti lancia a distanza. Le immagini residue. C'è uno che ti tiene a distanza. È sicuramente la strategia
è dalla parte di Kilo, insomma. Anche se c'ha effettivamente la tattica dell'ubriaco, come dicono in chat di Rock Lee, che potrebbe vabbè, quella è una parte meme, ragazzi. No, ma ripeto, cioè, il problema grosso è sempre lo stesso: il combattimento tra una persona che ti deve, che si deve avvicinare per farti qualcosa, e uno che ti tiene a distanza, è impari per definizione. Cioè, quello ti tiene a distanza, non ti ci fa arrivare. Guarda, se non avesse la Godspeed, vincerebbe Rock Lee. No, io comunque no, sono d'accordo. Se è contro un avversario più lento, vincerebbe. Cioè, chi lo ha delle forme, prima delle forme chimere, perde. Dopo sì, vince. Ci sta, sì. Prima dopo delle forme chimere non è un granché Kilo, insomma. Vabbè, però Rock Lee alla fine, la prima volta lo vedi, è già forte. Kilo invece c'ha tutta un'evoluzione un po' diversa. Sono livelli differenti. Io non sono d'accordo che siano livelli differenti. Cioè, nel senso, comunque, proprio perché non stiamo prendendo. Ah, in Naruto potenzialmente sono più forti. Ma è alla fine, però. Noi alla stiamo fine. Prendendo la sì, fine sì, di sì, Hunter sì, Hunter sì. Contro certo, certo. La metà di Naruto neanche. Ma manco stai a un terzo. Ma che prima, secondo me. Episodio, questo episodio 40-45. Sì, cioè, nel senso, stai a un settimo. Sì, vabbè, però della crescita di Rock Lee, della scelta di Rock Lee, stai a metà. Cioè, capito, non è che poi senso. Rock Lee è il protagonista, che, sì, sì, che sì. Chissà quanti power up c'ha. E vabbè, comunque sia, chi voti? Kilo. Io pure. È combattuta anche questa, però il problema è che uno quando usa il potenziale ha una certa crepa, mentre l'altro invece è ancora, c'è cioè semplicemente non va più veloce ma sta normalissimo. No, ma a parte quello, quindi non vuol dire, cioè te lancia le scarichette dei fulmini addosso. Secondo me non è neanche quella la cosa, perché Rock Lee le schiva le cosette dei fulmini. Quindi Kilo. Kilo con la CA. Sarà un 4-0, un 4-0. Un 4-0. Sì, sì, ma anche per una questione di strategia, cioè Kilo ha sì. Molto più sale in zucca. Sì, 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 sì. Prossimo. Next. Oh, l'amico, L'amico di Livio. Morao contro Aku. Lascio parlare voi perché io. Amico di Livio. Allora Livio è di parte. Livio è di parte. Se gli fa la prigione d'acqua, so cazzi. Quella con gli specchi. Se lo intrappola dentro la prigione, Morao esce col cazzo. Beh, diventa fumo. Cazzo diventa fumo. Quello passa attraverso i specchi, lo colpisce. Cioè, alla fine loro escono dalla prigione d'acqua perché Naruto sblocca il coso, là, lo scoiattolino. Se no, col cazzo che escono dalla prigione d'acqua. Allora, innanzitutto io, visto che abbiamo un precedente, io mi baserei intanto su quello. Allora, Aku è più forte di Rock Lee smarmellato? Non lo so dire. No. Beh, guarda che cioè dipende, perché cioè tecnicamente Aku non tira cazzotti. Aspetta, però tecnicamente Naruto quando si diventa volpe diventa molto più veloce, gli spacca tutti gli specchi. Rock Lee gli spacca gli specchi in un secondo, tutti quanti. Ma Rock Lee apre tutto però, eh. Ma ti apre anche il culo, cioè nel senso sì. No. Non lo so. Però è anche vero che di tra l'altro manga è Morao, fa bravo, fai bene, ti scrivi che manga. Ammazza. Come dico che manga è Morao? Scusa, abbiamo fatto Moco Kilo. Hunter Hunter. Vai subito a recuperare Hunter Hunter, cioè. Prima di guardare guarda Hunter Hunter, poi le nostre live e poi il resto dell'universo. So sì, però Morao è fondamentalmente una sega nel allora questo è un combattimento dove non lo scontro fisico cazzotto contro cazzotto non ha senso di esistere, perché Morao non tira cazzotto, nessuno dei due tira cazzotto. Anche se ti fanno vedere comunque Morao è bello piazzato, eh. Sì, però non tira un cazzotto manco non l'hai visto, però secondo me non è tira, ma è vecchio Morao, nel senso, cioè non l'ha mai tirato, esatto. Però comunque c'ha il Nen, comunque il cazzottino bello. Ma più che io, se fossi lui ti direi addosso la pipa. No, il cazzottino. Vabbè, pure. Però senza pipa poi so cazzi. Ma poi senza pipa so cazzi. Dai, tu gli lanceresti la pipa proprio. Gliela lanci. Vabbè, ho capito, quella scudisciata. 2 metri qua la pipa. No, gli dà tipo un fendente. Non è che gliela lanci. Ah, no, lanci tipo così. Ah, ok, no, gli lancia. Tipo ammazza draghi di Berzi. Non credo, sia una buona tattica lanciargli la pipa. Però ti ripeto, cioè, secondo me
Di là c'è un, cioè, se lui, se ti intrappola una prigione degli specchi, non so se Morau riesce a uscire da prigione degli specchi. Pure secondo me, effettivamente. Allora, il fatto che Morau fa dell'intelligenza, cioè, maggiore... e soprattutto chi è più veloce? Secondo me Aqua è più veloce. Aqua è più veloce, sì, ma manco di poco, assolutamente. E sì, ti sì, lancia lo spilletto. Ma no, cazzo, vede Morau lo spilletto che gli lancia. No, lo vede lo spilletto. No, no, ma infatti il combattimento di Morau credo che sarebbe con dei cloni di fumo per cercare di magari far uscire allo scoperto Aku con un attacco su un clone che non è davvero lui, e poi colpirla in un momento. Oppure una cosa tipo quella che ha fatto con Leol, cioè cercare di diciamo saturare l'aria nella zona per magari cercare di farla svenire. Sì, però allora dipende molto dal campo, cioè, di battaglia. Secondo me il combattimento più va avanti, più è probabile che possa vincere Morau. Però Aku mi sembra abbastanza pragmatica. Pragmatico. È un uomo, è vero. Pragmatico, scusate. Scusate, assolutamente. Non far durare troppo uno scontro che non ha motivo di prolungarsi. Quindi, secondo me, se Aku può, Morau l'ammazza nel più breve tempo. Ah, il problema di Aku è che lei con uno spillo a distanza riesce a far svenire Zabuza e farlo credere morto. Vabbè, però quello era uno spillo tipo... Eh no, colpisce un punto vitale. Ah che... no, bravo, hai ragione, colpisce il punto vitale. E quindi con una precisione così... Anche perché Morau non vede lo spillo. Cioè, non so, facendo una prigione di fumo... Cioè, il problema è che Morau tatticamente è superiore. Sicuramente. Sicuramente. È un uomo, Aku. Ti sembrano le sembianze di un uomo quelle? Però... tosta. Cioè, la Morau comunque è un personaggio molto forte a livello di Hunter x Hunter. Sì, ma... Aku è uno dei primi e viene battuta da Naruto Volpe. Però... Vabbè, comunque Naruto Volpe, ha dovuto sbroccare lo scoiattolino, so col cazzo, rimaneva... Sì, però... Cioè, Sasuke rimaneva lì per terra rantolante. Naruto con quella Volpe un po', cioè, non è forte. No, 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 per carità. Però secondo me... Non credo sempre... vincerebbe contro Morau, Dici? E come, cioè, allora spiegami come farebbe Morau, per esempio, a liberarsi da, allora, a prevedere lo spilletto. No, però è diverso, no, perché, perché è la condizione di combattimento è svantaggiosa per Morau. Cioè, nel senso, Naruto per come combatte è molto più trickabile di Aku. Tanto vince Aku per la chat 64. È molto più Naruto è molto più trickabile di Aku. Sì. Per come combatte, cioè Naruto ti viene sotto. Mm-hmm. Aku in realtà no, Aku è abbastanza prudente come stile di combattimento. Guarda, è complicato, so, però, pure che non cade nella prigione degli specchi, ti lancio lo spillo che non vedi. Io, è troppo più veloce. Non io lo per... però aspettate, Morau combatte contro Shidu, che è la cosa più veloce che c'è. Ma infatti lo incula perché semplicemente si mette a dormire. No, no, vabbè, però dico... E Shidu non mi sembra sto grande nemico sveglio. Non è sveglio, Shidu, no, non è sveglio. Quella grossa però, differenza. Dico, potrebbe trovare un escamotage per cercare di... Ah, potrebbe, però secondo me Aku non gli dà il tempo. Ma sì, esatto. Per quanto a malincuore, per sensazione, perché poi sarebbe bello da vedere, è complicato, per sensazione anch'io voto Aku. Va bene, Aku pure io. 4-0. Però secondo me non è così scontato, è solo una sensazione. Prossimo. Chi è? Ah, il vostro preferito. Meglio. Ma cazzo si chiamava quella assist? Questa è lui, Overall. Io Bimbo Mafia. Bimbo Mafia, va bene. Bimbo Mafia, va bene, vai. Bimbo Mafia. Er Bimbo Mafia. E... No. Allora. Bimbo... No, non scriverlo, secondo me te lo fa scrivere. Fa pure secondo me. Teniamoci su Overall. No, H-Aul. Overall, è vero, è giusto. Ok, è Yubi. Ma questo è Yubi, cioè, Yubi! No, Yubi. Così, no? No, con la I. No, con la I. Okay. Cioè, tipo, in realtà sarebbe il momento Yubi, tipo. Allora, questo
è molto interessante. Molto interessante questo. Bimbo Mafia nella mia testa non dovrebbe perdere nemmeno contro Goku. Bimbo Mafia, sì. Maggi. Allora, a me quello di destra mi sta cordialmente sul cazzo. Cordialmente, perché, però. Sì, perché muore come un coglione. Ok. Ma cosa muore comunque? Cioè, si sacrifica per il suo principe. Ma muore, che vabbè, dai. Tipo biscottino, tipo biscottino mignon. Ma che cazzo? Con garbo. Con garbo. Con garbo cioè, ma perché uno che si sacrifica per il suo re muore come un coglione? Muore perché le radiazioni, perché non sapeva come cazzo fallo muni, perché ha troppo. Vabbè, dai, chi sei? Ok, ti sta sul cazzo, però non giudichiamo in base a questo cazzo. Voglio fare una volta, tipo, c'è una cosa tipo al Colosseo, andiamo tutti quanti e insultiamo Maggi su sta storia. Sì. Ci sarà un raduno al Colosseo quando avremo milioni di spettatori a live. Va bene, detto questo. Allora, chi è più veloce? Yubi è più veloce. Sicuramente. Molto. Manco di sì. Me. E Overall non riesce a chiapparlo. Ma Overall c'ha i petardini? Ce l'hai i petardini? Non hai i petardini. Non hai i petardini? Non hai i petardini. Cambia tanto quei petardini. No, questa è una grossa cosa. Perché il petardino di Bimba Cornetto... Il petardino di Bimba Cornetto potrebbe dare una grande mano a Overall. No, diamo le potenze, cioè non potenziate da droga, cioè nel senso potenza. Allora no, perché Yubi quando muove le mille braccia blu che fa così, però lui riplasma tutto quello che tocca, No, quello è vero. Cioè, non è una cosa che dici, vabbè. Però Yubi fa tipo le super trasformazioni, diventa pure centauro, diventa anche cavaliere dello zodiaco a un certo punto. Ma mille tentacolini, lui tocca un mini tentacolino e è finita. No, non è finita, però insomma. No, non è finita. Insomma. Cioè su altri sì, cioè Yubi secondo me è un pessimo avversario per Overall. Cioè Yubi plasma facilmente il suo corpo, quindi potrebbe anche semplicemente staccarsi delle parti, esatto, quando vede che sono macere, compromesse, e soprattutto Yubi c'ha una resistenza infinita, è quello, cioè proprio, cioè non gli frega un cazzo, ha una resistenza infinita, sì, se questo le tocca non serve neanche resistenza, sì, però no, non è vero, perché tu puoi tranquillamente staccarti il pezzo. Anzi, questo qua tocca il braccio della tizia e io fa saltare in aria. Anzi, tocca una tizia e quella si esplode. Sì, cioè, lui può toccare Yubi e esplode. Ma no, ma allora, Yubi, proprio il corpo di Yubi non ci arriva mai nella vita. Proprio. Non importa, lui gli tocca il braccio. Se lui tocca uno dei braccetti, lui può tranquillamente. Diciamo staccarsi, ma deve avere dei riflessi. Ma stai scherzando? Allora, senti, a livello di riflessi e altro, proprio non c'è paragone. Yubi proprio gli sta a 3-4 scale, certo, sopra. Quindi il problema, secondo me, è che nei momenti in cui lo tocca, cioè il combattimento di Yubi contro tutto l'ambaradam che c'è sta là dentro, dura qualcosa come 20 secondi. Secondo me, Overall viene battuto da una persona che ci attacchi a distanza. A parte che Yubi non li ha. Ma come non ce l'ha? Ma che c'ha di a distanza? Ma c'ha una bomba atomica, c'ha? Quando va in sovraccarico, ma non ci arriva in sovraccarico. No, non hai capito. Cioè, Yubi, nel momento in cui si evolve nell'altra trasformazione, lui può starci quanto vuole lì. Tu hai capito? Non me la ricordo. Quando diventa centauro, che non in sovraccarico, no. Eh. Quando diventa centauro, lui c'ha la sacca con cui spara, cioè spara raggi. Che poi è lo spara raggi. È la stessa mossa che poi fa Meruem quando assorbe Yubi e assorbe Uomo Farfalla. Oh no, perché non va bene che oggi non mi vengono i nomi. Neferpido, Yubi, puff. Quando assorbe Puff acquisisce la capacità di vedere diciamo l'anima della gente. E quando acquisisce Yubi acquisisce la possibilità di sparare un raggio gigantesco. Cioè se vuoi cercalo. Me lo ricordo. Non lo so, io sono più improntato verso Overall, sinceramente. No, dico Yubi. Purtroppo, un malincuore, ma devo dire Yubi.
overall 89%. Io pure sono in problema. C'è un problema, secondo me, in alcuni casi. No, secondo me overall c'ha un potere troppo OP. No, ma il potere di OP di overall è OP, però non è l'avversario giusto con cui poter fare una cosa del genere. Cioè, gli è superiore in tutto e non ha un corpo che soffre troppo forte. Che soffre delle menomazioni. È quello il problema. Cioè, gli è superiore in tutto e non soffre menomazioni. E cioè, nel senso, è più probabile. Secondo me basta lo tocca e quello esplode. Ma chi ma cosa esplode? Ma chi esplode che non esplode? Ma non tocca altra gente e non esplode. Non è vero, è esploso soltanto la tizia all'inizio perché gli ha messo di mano. Altro gli fa esplodere il braccio. E sti cazzi, ma che gli frega Yubi che gli fa esplodere in braccio? C'ha 200 braccia, gli si rigenerano in continuazione. Fa il cazzo che gli pare Yubi col suo corpo. Cioè, se non gli fai saltare, non so manco se sei. Cioè, il fatto è che Yubi non è stato battuto. Io non lo so quando è che smette di combatterti Yubi. Cioè, perché, magari gli fa saltare la testa, ma manco quello basta. Non lo so. È complicato anche questo, però io voterei. 3-2 per overall. Avanti. Ah. Buono. 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 Allora, c'è da dire che secondo me Twice tu lo devi considerare come uno che ti attacca alla distanza, non come uno che ti attacca nel corpo concettualmente. Perché magari Twice. Vabbè, sta... Twice ti fa. La sua cosa ti fa un milione di copie e te le vomita addosso. Esatto, e quindi Twice non ti attacca direttamente. Per quello lo intendevo dire. Invece il pilastro del fuoco è parecchio forte, è quasi mezzo P sul Trenor. Poi arriva la luna crescente. Insomma, vabbè, la luna crescente gli si rigenera le cose. È mortale. La luna crescente è Rock Lee che si rigenera. Esatto, cioè, che devi fare? Lancia le ondine d'Atari alla luna crescente. E questa è una gara di resistenza perché Twice gli continua a mandare in continuazione tutti i suoi cloni, però i cloni di Twice hanno un problema: più cloni crea, più i cloni che lui crea dopo. A prescindere, lui sega in due anche il clone più forte, cioè... no sì il problema è che deve beccare l'originale. Cioè, Se Twice fosse una persona lungimirante, si nasconderebbe e manderebbe avanti gli altri all'infinito, puntando sul fatto che comunque dopo un po' il pilastro si stanca. Sì, quella però... è l'unica strategia vincente. Il problema è che Twice non sta bene di cervello. No, esatto, cioè, e quella è la discriminante fondamentale. Man mano che crea le copie sbrocca. E poi magari le copie di Twice, come ti insegnano sia l'anime che il manga, prendono il sopravvento su Twice stesso, perché ogni copia pensa di essere l'originale. Quindi magari se ne fottono anche di combattere le copie perché pensano di essere l'originale e non vogliono andare a morire. No, esatto. Cioè, si potrebbe creare una situazione in cui stanno 80 copie nascoste dietro a cosa che dice vaccedere inculata da. In compenso, se conoscesse il pilastro, direbbe ti do la carne di manzo e il pilastro fa buono. E lo colpisci mentre sta a mangiare. È tipo la tecnica che usa Gon per rubare la spilla Hisoka. Beh, spiegato un cazzo, mori presto. Muore perché contro uno che è 10 volte più forte di lui, lo crepa. 10 volte più forte no. Però no, in realtà sono forti uguali, solo che uno si rigenera. Cioè. E questo non lo rende 10 volte più forte? No, perché secondo me non perde di tanto. Insomma, secondo me. Allora, secondo me questo incontro è il più impari che abbiamo visto finora. Mm-hmm, sì. E Rengoku secondo me vince a mani basse. Beh, direi anche secondo me. No, pure secondo me. Cioè, c'è cioè la parte del treno, cioè, il fatto è esattamente che... lo scontro con Twice, secondo me. Cioè lui che va per tutti i vagoni, ta 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 ta, e li ammazza tutti. No, sì, cioè, nel senso, ma non vedo proprio come Rengoku possa essere preoccupato. Cioè, Twice non ha un... al di là del fatto di farlo stancare, ma non ha un qualcosa che possa impensierire Rengoku. Aspetta. In realtà c'è, perché Rengoku è comunque una persona normale. Esatto, se gli mandi contro mille copie... Gli mandi mille...
fatica. No, però per dire, i colpi li subisce. Cioè, un cazzotto di, o anche un clone è comunque un cazzotto. Cioè, c'è su, su 1000 copie che ti arrivano, qualche cazzotto ti arriva. Ma dai, ma hai visto quante ne ha prese contro la Luna Crescente? Ciao, ma Margherita. Ha preso una mare. Cioè, e quello non dà cazzotti da cloni di Twice, eh. Cioè, quello da cazzotti da Luna Crescente, ma ne ha prese una marea. Sembrava morto tre volte, ancora stava là. Sì, da Luna Crescente. Sì, però se lo prendi sullo sfinimento potrebbe anche vincere Twice, secondo me. No, Twice potrebbe, cioè, gioca al massacro per cercare di levargli la spada. Pure. Sì, però ma non ci arrivi a levargli la spada. Un movimento ammazza 30 Twice. Non ci arrivi, e poi ti ripeto, il presupposto di partenza è che Twice non è una persona lungimirante. Né lucida. Quindi quelle... Cioè, le copie incomincerebbero a parlare con Rengoku di buono, buono. È quello il problema grosso di sta sfida. Eh sì, vabbè, io... Sì, assolutamente. Oddio, per un motivo diverso però, Nessuno ha votato Twice. Madonna, Lidia, questo... Povero Twice. Povero cornuto e mazziato Twice. Twice ha proprio una vita drammatica. No, vabbè, Rengoku vince. Ci potrebbero fare una serie Netflix su Twice. Vabbè, tanto anche la chat ha votato Rengoku, quindi andiamo avanti. For Zero. Belle sfide oggi. Bravi che apprezzate. Ah! Sei contento? Due persone serie. Io due persone serie. Non quei bimbi minchia che ci fanno passare per protagonisti. Due persone serie. Potrebbero pure essere parenti, secondo me. Si guardi in faccia. Allora, c'è una discrepante iniziale fondamentale dello scontro, che uno vola, l'altro pure. Vabbè, non è che proprio vola. Se muove attraverso lo spostamento d'aria generato, non è che proprio vola. E non ha forma consistente fisica quando si muove attraverso la sabbia, però, Cioè, invece... Endeavor rimane in carne ed ossa. E allora, prima domanda: la sabbia può essere bruciata? Sì, mi sembra ovvio. Ok, seconda domanda: se non avessero i poteri a parità di poteri e di forza del potere, a cazzotti chi vincerebbe? Vincerebbe Endeavor tutta la vita. Vincerebbe ovviamente Crocodile. A un cazzo di uncino avvelenato. Capito, vabbè. Ma chi se ne frega? Cioè, mi tiri tre cazzotti, ti avveleno con l'uncino, sei morto. Cioè, a mani nude, per forza vinci quello con l'arma. Capito, però l'uncino. Vabbè, facciamo l'uncino. Dai su. C'ha l'uncino. Dipende dall'ambiente, grazie al cazzo. Se stai al mare è normale. Se stai a Torbagliani capisci. No, in realtà al mare tutte e due sono un po' inculati. Entrambi, effettivamente, con l'acqua. Ah, c'è l'acqua, è vero. Se vabbè, stanno un po' più indietro, si mettono sulla spiaggetta e così. Cioè, nel senso, Crocodile aspetta il momento di bassa marea. Capito. Si mettono là dove c'è presente all'ottavo cancello dove giochi a beach, no? Che è solo sabbia, e Crocodile aspetta là. Ok. Invece se fanno uno scontro vicino a un vulcano, ma guarda, secondo me potrebbe vincere Endeavor, Vabbè, diciamo un posto asettico, dai. Sì, è Lucky, mi dirà, che è la grande discriminante con la quale lui potrebbe cercare di vincere contro Endeavor. Cioè, chi è più resistente dei due, secondo me, è Endeavor. Di gran lunga Endeavor è più resistente. No, guarda, più che altro è più una questione che Crocodile si basa molto su delle tecniche, diciamo, un po' soffocanti, di costrizione. Cioè, la usa in quel modo, la sabbia, cioè contro Endeavor non sono molto efficaci perché pia fuoco la roba, è quello posso. Cioè non Provenance Burn, cioè, schioppa, mamma mia, io sono molto Plus Ultra, io non credo Provenance Burn, basta video, grazie, bellissimo capolavoro. Io non credo che Endeavor sia troppo letale contro Crocodile, però è il potere che vince. Infatti, che Crocodile mi sembra sì, poco efficace contro lui. È proprio carta forbice sassi. Cioè, secondo me, davvero, il modo migliore che ha Crocodile per vincere è colpirlo con l'uncino. Che non è una cosa impossibile. No, lo può fare.
Anzi, è molto probabile. Quello, no, perché alla fine... Cioè, il problema è poi devi solo reggere fino a che non fa effetto. No, perché più che altro Endeavor mica lancia palle di fuoco, l'Endeavor ti piace a cazzotti, che vuol dire che ti si deve avvicinare per darti un cazzotto. E lì con l'uncino te la puoi giocare. Il problema è se lui non brucia l'uncino prima... No, allora Rufy però ha battuto Crocodile con l'acqua, eh? Rufy ha battuto Crocodile con l'acqua. Allora... Sì, perché la sabbia diventa più pesante. Allora, Endeavor non è una persona stupida. Secondo me nel momento in cui si trova davanti quel tizio... Ah, lancia le palle di fuoco, non mi ricordo. Secondo me nel momento in cui becca Crocodile... Lancia le palle di fuoco, lo inizia, basta che gli fa un prominence burn. Quello è crepato. Guarda che non è che lui fa prominence burn così, come tipo come fa una scureggia. Abbiamo detto in un luogo asettico. Ma no, non hai capito. Cioè il prominence burn è tipo quasi il sacrificio di se stesso. Beh, cioè, non mi pare, perché poi casca da 170.000 km e Nocchio sfreggia, ma che c'entra, mica per il prominence burn anche per il però nel senso diciamo che quello che dice Magic effettivamente, se tu non hai la certezza che il prominence burn vada a buon fine, perché effettivamente tu non sei sicuro, cioè magari sì, però secondo me riesce... basta anche meno. Basta meno è un altro conto. Secondo me basta anche meno. Secondo me Endeavor vince. Ricordate Croc e un Roya? Eh sì, ma quell'altro è fatto di fuoco. Non è fatto di fuoco. I colpi se li prende. Però il problema è che secondo me non c'è partita, nel senso che secondo me sorprendentemente viene deciso tutto dall'uncino. Ho detto dall'uncino potrebbe. È la cosa più pericolosa per Endeavor che ha Croc. Sì, però secondo me Endeavor lo batte prima. Cioè, anche se gli dà l'uncinata, comunque Endeavor ha il tempo di batterlo. Poi potrebbe semplicemente scappare dopo. Lo prende. È più veloce? Lo prende, sì. È più veloce. Dopo poi vola. Sì, lo prende. No, sì, però cioè, nel senso... Cioè, lui si trasforma in cioè, non è facile seguire. Più che altro, se può essere i colpi, se riesce con la sabbia a non farsi prendere dai cazzotti. Però no, i cazzotti non gli fanno niente a Crocodile, secondo me. Cioè, il fatto è che gli brucia la sabbia al massimo. Sì, no, secondo me vince Endeavor. Ma tipo 9 su 10. Su 10 incontri, 9 di vince Endeavor. Non so. Secondo me sì. Altre, cioè perché poi perché pure il l'uncino diventa di sabbia. Secondo me l'uncinata gliela tira, perché l'uncino comunque sì, gliela tira, cioè... ma ci vuole comunque tempo per il veleno. Quindi c'ha comunque il tempo di massacrarlo. Magari poi casca pure lui, però per me non è un pareggio, è il primo che crolla. Ah, vabbè, certo, prima dei due che. Quindi secondo me Endeavor vince. Sì, secondo me. Allora dipende dalle quantità. Cioè, se c'è molta più sabbia che fuoco, la sabbia spegne il fuoco. Se c'è più fuoco e sabbia, cioè, ti ripeto: se combattono in un deserto, vince Croc. Bravo. Se combattono sulla bocca di un vulcano, vince. Che cazzo vuol dire? Vabbè, io sto dicendo che in uno scenario asettico, secondo me, vince Endeavor. Ma pure secondo tu me. Chi voti? Io voto Crocodile, perché secondo me l'uncinata... Vabbè, non è che devi fare Bastian contro me. No, perché secondo me c'è una... Cioè, l'uncinata è un modo per vincere. Vai. Va bene, prossimo. Yamcha contro i Saiyan, Quindi, comunque, livello combattivo intorno ai 1200-1300. Intorno al Saibaim. Perché ricordiamo che lì è il massimo... Allora, teoricamente... Allora, aspetta. Tecnicamente Yamcha è più forte del Saibaim, anche se perde. In realtà è più forte. Quindi È morto. Vabbè, ma che vuol dire? Cioè, nel senso, ho capito. Se è distratto, quello gli è distratto. Vabbè, Yamcha, più forte Yamcha. Yamcha non è un combattente. Non è uno attento. Stratega. Non è un combattente attento. Cioè. Vabbè, però della... che deve fare quel poromo, pure vecchio. Allora, dal punto di vista di... Gli lancia le palline, i raggetti, che dova quello? Quello può spaccare il quello mondo vola. Tra poco. Più che altro è che può... Cioè, allora, si basa tutto su come Barba Bianca spacca il... Diciamo... Come la dimensione?
No, che Barro Bianca crea terremoti, eh. Eh no, intanto Barro Bianca vedi che dà tipo un cazzotto al, ah, sì, al beh, nulla, squarcia il tempo, squarcia, sì. Esatto. Cioè quello potrebbe essere un modo per pararsi dalle ondine. Detto questo, secondo me il vero problema di Barba Bianca è la velocità. È quello. Cioè il fatto è che secondo me Yamcha riesce a colpirlo cioè senza che lui riesca a reagire in tempo. Cioè Barba Bianca è lento. No, a parte come... quello, se gli lancia le ondine che fa? No, t'ho detto. Cioè se avesse la velocità di capire che stanno arrivando, secondo me le può rompere, diciamo. Però secondo me non ha la velocità di capire, cioè non riesce a reagire a livello di velocità, no, di esecuzione. E... sì, il problema è che anche quell'altro può volare. Quello è un grosso problema. E... se non volasse... no, allora, secondo me come come potenziale di distruzione, come potenziale è più alto distruttivo di Barba Bianca, forse. Cioè, perché Yamcha non può distruggere... Allora, il mondo no, la luna sì. Ok, però Barba Bianca può distruggere il mondo. Barba Bianca volendo sì. Sì, lo può crepare a metà. Sì. Quindi, secondo me come potenziale distruttivo è anche più alto quello di Barba Bianca. Certo. Però c'ha un grosso problema di velocità. Sì. È grosso proprio rispetto a Yam, cioè rispetto a quelli Dragon Ball che so tutte delle saette. E quindi t'arriva il cioè visto che lui non ha un potere che lo difende passivamente come potrebbe essere Rogia. Se tu non vedi arrivare al colpo sei inculato perché topi. No, appunto è quello il problema. E quindi per quanto questa cosa mi strugge nell'anima. Io perché ti sta sulle palle Yamcha? No, vabbè, perché Yamcha è un personaggio del cazzo rispetto a Barba Bianca che ha un rispetto e un... Sì, il problema è che i Dragon Ball sono molto fuori scala. È un'altra cosa, dai. No, sono d'accordo. Però se devono fare pizze... Io pure voto Yamcha. Oh! Sta vincendo Yamcha. Sta vincendo Yamcha, però quasi un testa a testa. 5 a 6, attenzione. Oh, pareggio. Vabbè, però questo è troll. Perché è troll? No, vabbè. Ma dove cazzo va? Ma in realtà, bestia. Secondo me... Barba Bianca. Testa a testa fino all'ultimo. 8 a 7, un voto può cambiare le sorti all'ultimo secondo. E niente, parità, però vince Yamcha comunque. Quindi vince Yamcha però 3-0, non 4-0. 3-0. Prossimo. La chat non ha avuto il cuore. Ah, il vostro... Allora. Il vostro personaggio preferito. Allora, Francesco pensa, giustamente, che qui non ci sia partita. Ma io non sono così d'accordo. Io non sono d'accordo. Secondo Francesco vince a mani basse Crollo, o no? Crollo vince a mani basse quasi contro chiunque. Ok, io non sono convinto di questa cosa. Questa è che Crollo è più veloce del bimbo incazzoso. Non è più veloce. No, non lo è. È che sto tizio lancia esplosioni. Cioè, nel senso, io non so Crollo come fa ad evitare una cosa del genere. Allora, Crollo innanzitutto tu non sai proprio cosa può fare. Questo è il primo apre problema il di giocare con apre il libro e gioca e legge il libro. Rispetto a quello che abbiamo visto. Rispetto cioè. A quello, apre il libro. A quello che abbiamo visto, cioè banalmente, c'ha il potere di farti diventare un micron dentro a un sacchetto. Se te gli gira a cazzo. C'ha il potere che ti dirà la geggina e tu sei sotto il suo controllo. E... no. E invece sì. Quando lo usa? Invece sì. Ah, il coso, sì. Invece sì. Sì. Ma non so, bimbo cioè, incazzoso lo fa esplodere. Bimbo incazzoso. Il problema è il tempo. Cioè, questo qua inizia il combattimento. Cioè, io non. Cioè, inizia il combattimento. Questo gli fa un'esplosione dritta. Crollo, che cazzo fa? Crollo, che cazzo fa? Crollo la schiva. Cioè, la schiva. Secondo me tra i due è più veloce Crollo. Tra l'altro, ma è il problema è che uno vola, sì. L'altro no. L'altro no, non lo sa, cioè senso, quello che sai che non sa, no, ma cioè tu proprio quando combatti contro Crollo tu non lo sa, cioè anzitutto Crollo è un genio, ok, partiamo dal suo presupposto, ok, Crollo è un genio, ok, ma quindi, Google non è stupido, quindi cioè, no vabbè, ma Crollo è un genio, cioè non sei avvicinabile a Crollo a livello di strategia, anche perché il suo potere è difficilissimo da usare, cioè lo dai in mano a chiunque altro e muore come un coglione mentre cerca di capire che cosa fare. Ok? Lui invece ha dimostrato di poterlo usare in maniera
E ti dirò di più, c'è anche un problema che io ho pensato. Bakugo gli lancia un botto di esplosioni, magari dici lo colpisce, però non gli fa. E se gli distrugge il libro? Il libro è fatto di Nen. Vabbè, ho capito. No, il libro, cioè, è fatto di Nen. Ho capito, gli tiro una bomba atomica, quello esplode uguale. Sì, si distrugge il libro e lui lo ricrea. Il libro non può essere distrutto perché non è una cosa reale, lo materializza. Cosa può fare Bakugo? Allora, secondo me non è così scottato. Ma secondo me. Cosa può fare? Innanzitutto vola. Quello era in una stanza chiusa dove i due Zoldyck comunque non è potevano far saltare in aria. Sì, ma cioè gli Zoldyck hanno un potenziale esplosivo più alto di sì, Bakugo. Ma stavano in una stanza durante la. E gli dire uguali i tre. Sì, ma io penso che Bakugo può far saltare in aria. Sì, il palazzo lo fa saltare in aria. Sì, vabbè, aspetta, allora non è che Bakugo è immune dalle sue esplosioni, Ah no, certo. Cioè, se lui sta dentro una stanza e fa startup per la stanza, infatti, sta startup per la pure idea. Ma infatti. Beh, però se fa schioppare un edificio, crea quelle esplosioni, brucia i frammenti e gli stanno venendo addosso nel mentre vola e scappa. Ma sì, ma c'è la finestra. Ma magari invece lui c'ha un potere che fa una barriera e. Vabbè, ma è così, è Dio sceso in terra. Ma che vuol dire? Cioè. Allora, crollo. Vabbè, comunque crollo. Può fare qualsiasi cosa. Allora, l'abbiamo visto. Ti lancia i pescetti. L'abbiamo visto combattere. Ma cosa dite? Ma non. Allora, abbiamo visto crollo in più occasioni. Maledetti. Dobbiamo giudicare. Ma se la chat di Meliodor. Dobbiamo giudicare i poteri che sappiamo che lui ha. Che lui ne abbia. Te lancia i pescetti. Ovviamente. C'hai i pescetti. C'hai. No, allora. Che ci fai con i pescetti? Innanzitutto ha tutti i poteri di tutti quanti i membri del ragno. Ok. E questi ce li ha per forza. Che potere di merda. Uno dei poteri è che ti giove in faccia la gente. A parte che non è detto. Non è detto. Perché non è detto? Perché Hisoka stava nel ragno e lui non gli ha fottuto il potere. E perché Hisoka non sta nel ragno? Ma lui non lo sapeva. Allora, evidentemente, se stanno nel ragno, possono prendere i poteri, anche perché sei tu che... No, allora, logicamente ti darei ragione, però non è sicura quelli sta cosa. Del ragno, tutti quelli del non ragno... Non ha mai usato un potere di uno del ragno. Ma che cazzo stai a dire? Quale? Chi ha usato? Il coso è... Oh, il Super Saiyan Sharnak. Usa il potere di Sharnak. Vabbè, magari Sharnak gliel'ha dato, però non hai detto tutto. Non è capito, Sharnak gli ha proprio dato il suo cellulare. Gliel'ha dato, i suoi due cosi, cioè. Ma perché gli serviva? Perché donna aspirapolvere, che fai da l'aspirapolvere? Che cazzo ci fai con l'aspirapolvere contro bimbo? Beh, uno dei poteri gli può mandare i ricordi. Dice, guarda, questo è uno dei poteri. Allora, innanzitutto Crollo può predire il suo futuro. Ok? Lo deve scrivere. Nel mentre che lo scrive, lui gli ha lanciato quello bombina. Gli ha lanciato la bomba atomica. Guarda che, allora, io ti dico, cioè quello si mette là Crollo così. Crollo fondamentalmente è fortissimo, però io non sono sicuro che sia così tanto più forte. No, fermi un attimo. Crollo, dal momento in cui acquisisce il potere della tizia, lui tutte le settimane scrive il suo futuro. Ovviamente. Vabbè, ma mo sta andando. Che, ma come mo? Ma sta andando. Ma che lui si è preparato. Ma non è che si è preparato. Ma no. Ma chi è che non lo farebbe? Ma sì. Li metti lì. Ma non puoi mettere una cosa a 13, una settimana prima ha scritto il futuro. Ma gioca lo scontro. Perché già sa cosa succede. Facciamo che, attenzione, facciamo che come dice lui. Ma lui legge delle poesie edulcorate, sì, non è che legge mori. Guarda, domani mori perché bimbo incazzoso t'ha fatto la super mossa. Non mi pare che il futuro sia così criptico quello che scrive, mi pare tutto molto molto ovvio, cioè mi dirai che non sai esattamente cosa succede, okay. Ma capisci quello che ti vuole dire quella poesia senza problemi, e lo sai qual è la cosa importantissima? Bimbo il racconto che nel suo fare irrascibile mi è giù dalla campagna. Lui può cambiarlo il futuro, e quella è la cosa più forte di tutto. Sì, questo ma lei, però se cioè, sempre meno a contizio che gli lancia le bombe atomiche addosso, può cambiare il suo futuro. Questa è una cosa potentissima. Allora io ti dico, allora logicamente vedendo un po' i rapporti di forza in generale, ti direi anch'io vince Crollo.
perché è uno dei più forti Hunter x Hunter. Hunter x Hunter e My Hero Academia non dico che si equivalgono sui livelli di potenza, però ci siamo più o meno. Il problema è che io me lo immagino questo scontro. E comunque Bakugo non è scarso, allora, su My Hero Academia, è forte. L'Emilion no, è più forte o più scarso di Bakugo? Allora, è più scarso. Ok. Hisoka perde no, contro... ti ripeto, logicamente ti direi anch'io questa cosa. Ma mi immagino sto scontro e di crollo vedo poche possibilità. Cioè, magari vince, però ma nel senso, qua, su 10 incontri vedo che ne vince 6 Bakugo e 4 crollo. Ma ha battuto Hisoka a crollo, regà. Sì, ma è ma diverso. Ascoltami. Ecco, per dire, Hisoka gli spacca il culo a Bakugo? No. Non lo so. Ma perché gli spacca? Come io non lo so, perché il problema è che le esplosioni su Hunter x Hunter le vedi poco. Che cioè, fa, tu che vedi fa, una fai, bomba atomica che ma, fa fuori, ma che draghi, fa fuori il re. Ma i draghi del nonno Zoldyck sono più forti di un'esplosione. E infatti... non me l'hanno fatto vedere combatte quel tizio. Quel tizio si vede che scende giù e secca Citu e basta. Tu non hai visto nessuno no, scontro con quel Silva, tizio. No, sto dicendo Silva io. Sto dicendo il nonno. No, Silva non è ben chiaro neanche cosa possa fare. No, ma è la stessa cosa il nonno. Cioè, non li vedi. Cioè, li vedi contro trattenuti, contro crollo. In una situazione in cui non potevano far crollare tutto il palazzo. Le vedi ti chiami situazione... anche Kaito, maledetto. Tu sei come Baleoni, sei maledetto. Però io non è di parte dal nome. Tu non vedi. Senti, te vieni in live con le magliette dei One Piece. Vabbè, tu non vedi esplosioni. Gente che fa esplodere la roba in Hunter x Hunter. Questo qua si trova un tizio che praticamente gli lancia le esplosioni. È un casino. C'è un casino perché contro Hisoka contro Emilion è sempre una cosa cazzotti, cose. Ma un'esplosione è paragonabile a un colpo potente. Cioè, ma te che ma quello ten, con il ten ti pari da un'esplosione come ti pareresti da un cazzotto. Ma è più forte del corpo del ripeto. Ma se ti dà un cazzotto Wojin è più forte dell'esplosione. Non è la stessa. Aspetta, ascoltami. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, assolutamente. A parte ti tiene a distanza, ma quando lo acchiappi. Meruem viene fatto non fuori da... che non hai capito, gli conviene a crollo sta distanza. Gli conviene a crollo sta distanza. Ma quello però si avvicina. Non sono d'accordo che gli convenga. Lui gli conviene a stare a distanza. Guarda che allora nelle come ultime come lo ammassa, come una certa, a una certa lui non hai capito, mi lui passi la sigaretta per favore. Allora innanzitutto ha un potere che ti può controllare la mente, ok? Dove cazzo sta? Quindi in ogni momento se succede questa cosa hai perso. Dietro. Allora Meruem, e mi dici non è la stessa cosa ovviamente, però viene fatto fuori da una bomba atomica. Vabbè. Ok, che non fa neanche questa allora, esplosione incredibile allora allora e Bakugo non dico che ha la stessa potenza di fuoco. Beh, e tu la cosa anche che mi dici ma è anche l'ha colpito di sorpresa, ma non è paragonabile. Non è paragonabile ma le esplosioni di Bakugo non c'è, cioè, beh, senso... contro nell'ultima cosa lui volendo un palazzo lo fa saltare in aria, Vabbè, ma perché magari gli fa esplodere, cerca di farlo cascama. Cioè, le esplosioni medie di Bakugo, cioè, se c'è una cosa qui e una cosa qui, esplode questa e questa rimane illesa praticamente. Guarda, secondo me per il potenziamento che ha avuto Bakugo, sì, ultimamente non è così facile. Ma, vabbè, comunque sia, crollo se ha il potere di... non mi viene il nome. Vabbè, tira Giove. C'è un tizio che tira Giova la gente. Ah, e coso? Feitan? No. Ah, no, e no. Coso? Pure Feitan, comunque, prende il potere di Feitan, sì, pure quello Feitan... che funziona bene. Ah, tu dici coso? E... dai, Mister Mummia, come cazzo si chiama? Non mi viene. È uomo mummia? No, vabbè, non mi viene adesso. Vabbè, comunque. Vabbè, dai, sti cazzi. Vabbè te fino a te comunque sia, cioè, fa esplosioni anche più grosse di quelle di Bakugo. Cioè, tipo il potere di Feitan. Sì, vabbè, allora ripeto, tutto. Anche quelli là. E li ha messi in una situazione un po' strana. Io voglio vedere altri incontri, quelli del ragno. Ma le esplosioni di...
Si sentite? Dio merda. Ok, ci sentite. Okay. Scusate. Allora, io ripeto, logicamente, rispettando i valori di forza è più forte Crollo, però nel mio assentimento, nel mio vedere l'incontro, ti dico Bakugo. Che Bakugo tira esplosioni molto più potenti di Mbazuga. Sì, Feitan tira esplosioni molto più potenti di Bakugo. Ah, risponde a lui che dice per Bazooka. Feitan fa un'esplosione più grande di qualsiasi esplosione possa fare Bakugo. Vabbè, io a sentimento e okay, per immaginarmi lo scontro, mi immagino che vinca. Non è che lì. Vinca. È lì, me sta chiamando. Chi è Livio? Non rispondere. Pronto? Sì. E adesso stiamo ancora in live. Mo vediamo. Mo vediamo, ti faccio sapere. Lo dico io, fammi Dan, se lo dico io è la verità assoluta. Va bene questa risposta? Ti piace? Una risposta diplomatica. È molto di parte, immagino, al solito. Molto. Vabbè, io voto Bakugo. Io pure, però ho vinto. Vabbè, io voto Crollo. No, ma è assolutamente giusto che vinca Crollo. Io... È questa cosa, lui vota... No, ma io spiego come la penso. Ma che non è giusto che vince Crollo se no, logicamente è giusto che vinca Crollo. Cioè io sono d'accordo. Però io immaginandomi lo scontro, secondo me vince Bakugo. Beh, che allora secondo te vince Bakugo e basta. Non è logicamente. No, però se io seguo i livelli di forza, se io seguo i livelli di forza, devo dare ragione a Crollo. Cioè, c'è poco da fare. Maledetto. Avanti. Che... Attenzione. Questo è bello. Grande mago piccolo contro All Might. Sì, però. Allora, guarda, l'unico che posso essere messo veloci uguali. Sì. Questa è l'unica cosa che mi viene da dire per cercare di far vincere, di provare a far vincere All Might. E per finisce là, però. Sono veloci uguali. Quell'altro vola, ti lancia le ondine, caga l'uovo. Grande mago piccola. Mago piccola. Gli lancia le ondine. Ma quello che fa contro le ondine? È velocissimo, ma quello ti deve via a cazzotti e non vola. Con l'altro vola. E dove va? Vabbè, All Might vola praticamente. Allora, cocco de mamma. E Goku lo batte senza volare. Vabbè, però. Goku lo batte senza volare. Comunque, è un cazzo di Saiyan. E quindi? Che cazzo è un Saiyan? Allora va bene. C'ha la nuvoletta del cazzo. Lo batte senza volare. C'ha la nuvoletta del merda. Questo non c'ha la nuvoletta da stronzo. Ma che stai a dire? Vabbè, dai, come vola questo? Questo mica vola. Salta, vola, dai, su. Fai stai per aria un quarto d'ora. Ma cosa? Come fa a essere... Oh, Kaido, io oggi ti prendo veramente in attiva. Come fa a essere più forte quello gli lancia le ondine? Come le schivi le ondine? Anzi, secondo me questo è un massacro. Un massacro? Per me questo è un massacro. Da parte, cioè, vince All Might... Secondo me vince All Might sempre. Tu stia scureggiando il cervello a te in questo momento. Sento proprio... Senti popolare... Fa così il cervello tuo. Secondo me vince All Might. Ma sei scemo. Secondo me vince. Ma quello vola. Al-Satan vola. Non gliene frega un cazzo All Might. Gli direi cazzotti quell'altro. Non hai capito? Lui anche con un'onda d'urto o secca. All Might è fortissimo. Con un'onda d'urto o secca. Tra l'altro hai preso praticamente l'unico che si può rigenerare. Quindi, cioè... E All Might secondo me... ovviamente sto esagerando, però All Might... Secondo me vince All Might. Vi ricordo che grande mago piccolo viene battuto da Goku bambino e All Might a Goku bambino lo squarta in due. Ma secondo questa, me questa è una teoria tua, però, perché c'è tutto da vedere come reagisce All Might a un'onda energetica. La schiva in due secondi, Kamehameha. La schiva subito All Might a Kamehameha. Guarda che la Kamehameha non è che va a sta velocità incredibile. La gente in Dragon Ball, perché vuole far vedere che è più cazzuta, se mette lì e fa così, Se no la schivano sempre. Sono dei coglioni.
A parte col Might potrebbe essere altrettanto cazzudo da... Ma infatti io non sono sicuro che la Kamehameha faccia fuori All Might. Beh, però... Non sa la Kamehameha. Dubbio, gli fa tanto male, però. Abbiamo un dubbio a riguardo. Assolutamente. Perché, cioè, nel senso, comunque sia... subisce dei colpi, secondo me... di caratura inferiore a una Kamehameha e praticamente muore. Vabbè, però tu lo vedi che è già mezzo malconcio. Facciamo che questo è nel pieno prima che pegli. Ah no, vabbè, ma polmone. certo, sì, sì. Vabbè, nell'immagine è così. La chat vota All Might. Guarda, secondo me, raga, sta sottovalutando All Might. Cioè, All Might è una persona che con un cazzotto è una persona che con un cazzotto fa fare capito, ma una città. Dove ha fatto fare una città con cazzo? Ah sì, se non al massimo della sua possibilità fa tutto quel casino e vince contro All For One che c'ha 170 quirk. Ma vabbè, Deku al 20% fa una schicchera. Ma non distruggi le città. E spacca il ghiaccio con l'onda d'urto, con una schicchera. Vabbè, pensa All Might a piena potenza un cazzotto che cosa fa? Vabbè, cioè spacca il ghiaccio, spacca una città. Oh, crea un tornado con un cazzotto All Might. È una cosa... Sì, vabbè, nel senso ok, ma... Cioè, distruggere una città con un cazzotto è una cosa un po' diversa. Secondo me All Might al pieno delle sue possibilità la sì, rasa ma raga, non l'abbiamo mai visto All Might al pieno. Allora anche cosa? Anche al Satan. Quando era tutt'uno con... Vabbè, ma noi stiamo facendo Supreme. All Might. Vabbè, ma che vuol dire? Vabbè, no, comunque, ma non lo so, non l'hai mai visto. Come faccio a capire? A prescindere, secondo me, All Might... Non dico che gli rompe il culo. Sì, sono d'accordo. Non che gli rompe il culo. Ma tu pensi che se cioè non la incassa una Kamehameha All Might? Ma pure secondo me. Ah, primo, Al Satan non fa la Kamehameha. Vabbè, gli lancia le ondine. Vabbè. Ma gli lancia 5-6 ondine la strumata. Secondo, All Might te la schiva, ragazzi, Kamehameha. Vola! Oh, All Might gli dà un cazzotto! Ma la deve via! Questo qua gli parte la testa! Vabbè, cioè, nel senso, questa è un'altra tua teoria, perché, nel senso... Cioè, io non vedo All Might dare i cazzotti. Cioè, sicuramente. Io vedo All Might che prende Goku bambino e lo squarta in due. Quindi di conseguenza vedo anche. Io questa cosa non la vedo. Però... Io la vedo benissimo. Però, cioè, boh, nel senso, è semplicemente che tu vedi Goku bambino contro Al Satan con un livello di potenza di quel genere e quindi. Non percepisci la potenza di Goku bambino e dici vabbè un Goku bambino poi l'hai visto molto più forte, la Goku bambino è una merda. No, Goku bambino però, è fortissimo. Però è vero, esatto, Goku bambino è fortissimo. Cioè Goku ma bambino, All Might lo batte. Cioè batte Taipai che comunque sia un avversario pericoloso. Che cosa? All Might prende Taipai e si gli infila la faccia su quello. All Might lo batte Taipai. All Might lo batte Taipai. Prende proprio la sua testa, gliela stacca e gliela infila su per il culo. Secondo me, ragazzi, vince All Might. Cioè, nel senso, non è uno scontro facile. Comunque sia, però vince All Might. Quelli, cioè, se Taipai spara l'onda Dodonpa lì, come si chiama? Non mi ricordo come si chiama. Vabbè, il raggetto. Il raggetto, quello del corvo. Cioè, pure quello, secondo me, lo passa da parte a parte All Might. Ma ripeto, secondo me All Might quello lo schiva col cazzo. Cioè, nel senso, quel raggio è molto più veloce di un'onda energetica. Boh, non lo so. Boh, secondo me All Might è più forte. 100 spalle avanti. E la Madonna, ragazzo. No, non è un combattimento facile. Magari su 10 combattimenti qualcuno vince pure Al Satan. Perché ho becca con l'onda, non lo so. Però tendenzialmente, secondo me, All Might è superiore. E vabbè, quindi 3-2. Tu che vabbè, voti? Sì, io voto grande mago piccolo. Oh, però vince 3-2. L'ultimo. Oh. The last one. Mister Diarrea contro Volontà d'Acciaio. Il migliore amico di miglior personaggio di One Piece, Mister Diarrea. Senza che fai lo spavaldo, allora, questo ti lancia il veleno, eh. Oh, questo ti lancia e scoregge. Sai che è una scureggia di quello, sai che cazzo di fine fa? Ma infatti non è uno scontro facile. Questo è il solito, è il classico scontro tizio forte nel combattimento ravvicinato contro tizio che ti tiene a distanza. Aspetta, lui non è solo forte nel combattimento ravvicinato. È quello però ti tiene a distanza. Lui ti prende e quello ti vola. Stacca al culo. Quello cioè vola. Sai che cosa vuol dire? Ti prende l'ano e te lo stacca al culo. Ok? Quello vola.
Che c'ha le aline. C'ha le aline, vola. Ma non è, ma anche, anche se non volasse. Sì, ma tanto anche se vola, una certa deve tornare per andare al cesso. Ugo Gin sta lì, eh. Bella, sì. Ugo Gin, se mette voi davanti al cesso, vai, vai, lanci, tanto prima o poi devi tornare. Sì, stronzo. Ma nel senso, a Magellan gli lancia il veleno addosso. Che cosa fa? Smette di respirare. Però attenzione, perché abbiamo visto che Ugo Gin è estremamente resistente al veleno. Il veleno di Magellan è tipo il veleno più potente che esiste in tutto One Piece. Oh. Vabbè, però effettivamente sono, è stato colpito da, del, da roba parecchio brutta contro tizio della mafia. Eh sì, che era mille, chi, qual era, mille piedi, qual era che gli lancia, no, il veleno? No, prima c'è quello che gli ha... Centipede, chi era? Gli ha messo il veleno paralizzante, con l'altro gli ha messo le sanguisughe dentro il sangue. Uomo mal di pancia. Uomo mal di pancia. No, lui è uomo mal di pancia, uomo diarrea, come lo chiamiamo? Uomo diarrea. Ah, pure per quelli di One Piece, no, quindi. One Piece non è vera, solo per assecondare la tua cazzata. Ah, no, uomo diarrea, diventa uomo diarrea. Lui invece come si chiama? Uomo pettorali scolpiti? Ma questo, ma il veleno di Magellan è un veleno mortale. Oh, a me non mi pare, allora, così mortale. Ma manco Rufy. Cioè, Rufy quindi... non può morire. No, ma che no, c'ha l'immunità. No, Rufy non è morto. Non è morto perché? Perché ha sviluppato una resistenza ai veleni. E allora pure Ugo Gin. Cioè, perché te l'hanno fatto vedere che è resistente al veleno. E che ne sai che... Sì, vabbè, ma... Ho capito. Vabbè, allora che famo? Vale solo per Rufy. Cioè, Rufy oggettivamente non è che ci avesse più motivazioni di Ugo Gin per non morire dal veleno di Magellan. Ma Magellan sblocca la super forma in cui diventa grande uomo velenosissimo. E che fai contro grande uomo super velenoso, velenosissimo? Diventa tipo mezzo rosso. Quello ti ingloba nel suo veleno. Poi liberati dal suo veleno. Cioè, a cazzotti lo sfonda. Vabbè, siamo d'accordo. Però, secondo me... Cioè, beh, lo piglia pure, perché è anche più veloce, secondo me, Ugo Gin di Magellan. Però Magellan, una volta che ti ha iniettato il veleno in corpo, magari Magellan schioppa, ma te schioppi dopo un'oretta, No, però aspetta, in quel caso ha vinto Ugo Gin. Noi stiamo dicendo chi starta per primo. Perché scusa, allora Rufy ha vinto contro Magellan. È riuscito a scappare. E poi dopo era, beh, secondo me Rufy, infatti Ivanko, secondo me Rufy a quel livello Ugo Gin lo batte, secondo me Rufy lì lo batte Ugo Gin. No Ugo Gin batte Rufy. Ah, Ugo Gin batte Rufy, secondo me sì. Il Rufy di Impel Down, sì, Impel Down. Secondo me sì. Non lo so. È un bello scontro. Bravi. Un bello scontro. Abbiamo vinto. Tra l'altro. Abbiamo. E lui non gliene frega un cazzo di arrivare. Lui che triste solo vince. Lui perché è One Piece, no? Capito? Abbiamo vinto. Ma chi hai vinto? Cosa hai vinto? Cosa hai vinto? Il premio stronzo dell'anno. Che si era andato contro di te. questa è una vittoria. Oh, tra l'altro, la vittoria dell'anima. Non ci sono top 5 in pending. Nessuno ha fatto sub oggi. Oggi no. Vabbè, avete 10 minuti e fa sub. Se no, ma pure di meno. Pure di meno. E vabbè, comunque sia, ci potrebbe stare, cioè Ugo Gin e Rufy. No, Kaido stavano a dire il contrario, che loro dicono che Ugo Gin batte quel Rufy. No, io non sto dicendo nulla. No, io non ho detto niente. Vabbè, tu hai detto. Io ho detto secondo me Ugo Gin batte Rufy. Batte Rufy, quello ho detto. Quello ha detto pure. No, è perché lui ha scritto il contrario invece. Ah, no, secondo me. Secondo me è uno scontro difficile. Cioè, Ugo Gin ha anche altre cose in realtà. Sì, ma pure Magellan da solo, infatti, mette sotto scacco tutta la ciurma e barba nera, è vero. Non so. Cosa? Ma quando? Ma quando mai? Che arrivano là dentro e fanno il cazzo che gli pare. È vero. No, non è vero. È vero che fanno il cazzo che gli pare. Ma vanno lì, piano ortizio, se lo portano via. Ma perché poi c'è il capocarceriere lì, quello lì, come cazzo si chiama, che fa il Volta Cabana. E tu, è perché è quello il problema grosso di quella serie. È il Volta Cabana che ma fa. No, ma è perché Magellan ha combattuto con Rufy e quindi... Però, cioè, non è vero che mette sotto scacco nessuno. Cioè, nel senso, quelli entrano, se piano coso lì, mi ricordo come si chiama. Il capocarcere di Shiryu. Qualcosa. Sì, comunque, Magellan viene descritto come un personaggio OP. Io poi l'ho visto in combattimento. È molto forte. Sì, è forte, l'ho visto in combattimento. Ma Ugo Gin può spaccarti timpani urlando. Che è una cosa. Ma lui c'ha i capelli che gli copre. No, non solo, no, nel senso, lui usa il veleno anche come arma difensiva. Si mette veleno nelle orecchie. Quante ne sa? I tappi velenosi di.
per non farsi spaccare le cose. No, infatti, vedi, Magellan distrugge la ciurma di Barbanera, vengono salvati a Shiryu che gli dà l'antidoto. Mi ricordavo una cosa simile. Sì, però lui era, poi... c'aveva la forma quella rossa, quella super finale, quella corteschio, mi pare. Vabbè, comunque, ma, a parte le cazzate... Hai perso! Va bene, a parte le cazzate, Merdina. Voto anch'io Magellan. Sì, no, adesso voto Bugin. Però, voto Bugin, perché Bugin. Secondo me va bene veleno quanto ti pare, ma secondo me Bugin si libera, gli dà un cazzotto in pancia e gli spacca... Spacca, ma è un roghia Magellan? Io questo vorrei capire. No, gli esce solo dal culo. Non lo so. Perché, nel senso, allora... Perché no, se non è uomo veleno. Se è un paranoico. Lui si è cerno. Ok, è un paranoico. Allora, secondo me comunque sì, cioè, ha un problema Magellan, perché il suo veleno non uccide all'istante. Cioè, il fatto è che secondo me Uvogini di Raducazzotti ammazza davvero. Se lui non può... E evitarli tramite cose tipo roghia. No, lui c'è cerne veleno, non è fatto di veleno. È diverso. Secondo me, poi magari muore pure Vogin dopo 5 minuti, 10 minuti, però secondo me Ducazzotti glieli tira e vabbè, ma in quel caso allora è pareggio, perché è vittoria di... Perché è il primo che muore, finisce lì. Sì. Forzatina. Ma l'abbiamo ne abbiamo parlato prima. Con la storia dell'uncino dei Crocodile. Non lo so, perché Uvogin viene, cioè, viene battuto semplicemente perché c'è uno che lo countera. L'unico problema è che qua c'è un attacco, no, c'è uno che attacca a distanza, l'altro no. E il problema è che Magellan mi sta troppo sui coglioni. Voto Uvogin. Non è un roggio, infatti, sono d'accordo. Voto Uvogin perché non posso votare. Magellan ha una resistenza molto alta, si prova che Uvogin è molto forte fisicamente. Ho capito. Il cazzotto Uvogin lo stacca, lo sdereno. Cioè, mo per quanto può essere resistente, cioè Uvogin, cioè non io non so se, che io non so se Magellan, non mi ricordo se Magellan può lanciare il veleno, perché questo cambia. No, sì sicuramente. E se te può lanciare il veleno, può essere che non si fa pia, perché comunque è veloce Magellan. Dai, mo Magellan non si fa pia da Uvogin, mi pare proprio una cazzata, eh. Beh, a inizio scontro tu sei costretto ad andargli addosso, lui non è per forza costretto a venire addosso, sì, a te, vabbè, a farsi venire addosso. Ma Uvogin atleticamente è molto più prestante, cioè arriva sicuro. Beh sì, dai. Vabbè, io voto Uvogin, comunque vince Magellan, sì. 3-2. Facciamo un recap. Recap. Allora, recap generale. Partiamo dal primo scontro, che era Zabuza contro Arlong. Zabuza vince 3-1, quindi Naruto batte One Piece. Pessimi, no, è vero. Votato di Dio. Secondo scontro, l'Emilion vince 3-2 contro Hisoka. Bravi. My Hero Academia batte Hunter x Hunter, giusto che sia così. Terzo scontro, Shigaraki, bimbo mani in faccia, perde 3-2 contro Akainu. My Hero Academia perde contro One Piece. Bravi. Vedi che siete bravi ragazzi. Quarto scontro, Reiner vince 3-2 contro Tanjiro, quindi Attack on Titans batte Demon Slayer. Ah, preparatevi perché il 5 esce la seconda parte della seconda stagione. Ciao Eli-chan. Di Demon Slayer, col pilastro del suono. Si chiacchiere Demon Slayer. No, esatto. Shigaraki del manga, io ho votato Shigaraki, ma loro sono degli infedeli del cazzo. Poi questo è 1 2 3 quinto scontro. Talk map. 4-0 secco, chi lo abbatte Rock Lee, quindi purtroppo Hunter x Hunter batte Naruto, vabbè ci sta. Sesto scontro, Aku batte Murao, 4-0 secco anche qui, My Hero Academia, no, questa è, no. Naruto batte Hunter x Hunter, bravi, siete stati bravi. A te Hunter x Hunter proprio lo odi. No. Maledetto. Ma che cosa dici? Comunque non capisci proprio un cazzo. Ma chi ti sembra uno che può odiare Hunter x Hunter? Cioè, come fai a dire che Hunter x Hunter è brutto? Io vabbè, ok. Scontro numero 7. Overall batte 3-2 Yupi. Quindi My Hero Academia batte Hunter x Hunter. Come sono stati? Bravi. Non c'è capito un cazzo. Ottavo scontro, Rengoku batte 4-0 secco Twice. Ci sta, è inevitabile che sia così. Quindi Demon Slayer batte My Hero Academia. Nono scontro, Endeavor batte 3-1 Crocodile, e quindi My Hero Academia batte One Piece. Molto bravi. Bravini. Ovvero bravi, ma bravini. Okay. Diciamo bravo. Che qua comunque non potevano uscire male, dai. Esattamente. Okay. E scontro numero 10.
Yamcha batte 3-0 Barba Bianca, perché voi chat siete stati la Svizzera neutrale, quindi siete neutrali. Quindi Dragon Ball batte One Piece. Scontro numero 11, Qual batte 3-2 Bimbo Incazzoso. Quindi Hunter x Hunter batte. Ma dai, ma è ovvio che c'è. Ma Hero Academia 2 già è gravissimo. Qui siete stati, no, pessimi proprio, proprio. Ma... Male, ragazzi. Qui non vi siete regolati. Che cosa? E Qual che batte Bimbo Incazzoso. Scontro numero 13. No, 14. No, sono 13. No, sono 12. Ah, quindi questo è il 12. All Might batte 3-2 al Satan. Ma abbiamo idee diverse io e voi, quindi meno male, vuol dire che siete persone intelligenti, quindi, se la pensate, ragazzi, se avete mangi. Opinioni uguali a quelle di Livio, preoccupatevi tantissimo. Ma non credo proprio. Io direi una bella visitina. E comunque, e stavo dicendo, My Hero Academia batte Dragon Ball. E per finire, Magellan batte 3-2 Ugin. Qui siete stati molto molto bravi, perché One Piece batte Hunter x Hunter. E oggi è stata abbastanza combattuta. Ha fatto un paio in realtà. Sì, ha fatto un paio. Yamcha batte tutti quelli su Dragon Ball. Cioè. Dragon Ball. Ma in realtà no. Beh, quasi tutti. Ma in realtà no. Dragon Ball è un po' fuori scala, effettivamente. Cioè, Yamcha Saiyan perde contro molti tizi Naruto dell'ultima stagione. No, ma poi farai una. Faremo anche. No, ma per forza, ma te lo dice il creatore. Cioè, gli ultimi di Naruto sono forti, sì, quanto Nappa. Sì, ho capito, gli ultimi, cioè, nel senso, mi forti parlando. Quanto Nappa, cioè il creatore ha proprio detto, io li ho fatti forti quanto Nappa. No, ha detto che nessuno di Naruto è più forte di Nappa, che è un po' diverso. Vabbè. Come frase. Vabbè. Ecco. Vabbè, però... ci ha formato significato, maledetto Livio. Vabbè, però significa che i più forti battono Yamcha Saiyan, quindi... Ma sì, ma faremo tanti versus, non vi preoccupate, questa è una cosa che ci accompagnerà fino... Piano, è piano, possibile, sì, sì, sì. L'abbiamo fatto, abbiamo fatto Goku contro Saitama. Ovviamente. No, però comunque sia, One Punch ha un sacco di altri personaggi carini che possono combattere sul sé, cioè non, senza barare, e quindi sì, si possono mettere assolutamente nei, ma ne metteremo insomma di tantissimi anime man mano che li introduciamo. Vedi, allora, nell'universo fanno un nuovo anime di Hunter x Hunter. No, magari un nuovo anime. Mi sa che no. Lo vogliono rifare ancora. Un'altra non lo so. Volta. Ma comunque, vediti quello del 2011 che è fatto molto bene. Si cerca Hunter x Hunter 2011 c'è tutto. Esatto. C'è tutto. Continua Hunter x Hunter, ok. Continua Hunter x Hunter. Ottimo. Ma che stai di davvero? Sì, avevo sentito che volevano riaprire anime e cose. Oh mio Dio. Incredibile. Molto bello. Ma continua Hunter x Hunter come anime o come manga però? Anzi. Secondo te? Sì, a Tower God io, loro due no, mi sa. Secondo me? Cosa? Anime, ma il manga, ma quello, ma che, ma quando mai? Ogni tanto, quando gli va. E non è una novità, cioè nel senso, ogni tanto continua il manga e sti cazzi, ok? Fa un due capitoli. No, come? No, l'importante è che continua il manga, non l'anime, che se un culo l'anime. Capito, è così. Stacci. Vabbè. Comunque sì, prima o poi metteremo pure l'agente di Tower of God, man mano, anche piano. Solo leveling possiamo mettere. Vabbè, ma poi, sì, poi piano. Comunque, non vi preoccupate. Ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto questa incredibile live. Ci vediamo domani. Maggi fottiti. E ci vediamo domani. Manda, sì, vai. Con due argomenti molto, molto caldi. Potenzialmente anche tre. Potenzialmente anche tre, vediamo se poi esce anche cosa. Però sicuramente domani si parla della serie di Zero Calcare, quindi andatevi a vedere la serie di Zero Calcare, che dura pochissimo, sono 6 episodi da 15 minuti, sì, su Netflix, anche perché orgoglio italiano. Ma grande, soprattutto grande. Visto l'hype che c'è, parliamo del trailer di Spider-Man No Way Home. Ok, quindi, lì a quanto pare esploderà tutto, perché io sto vedendo cose che non ho mai visto in online per sta storia. Sì, è più importante il trailer del film. Sì. Maggi, la tua morale di fine puntata. Capisci in cazzo, poi.